Buon pomeriggio a tutti. Allora, se tutti i consiglieri prendono posto, possiamo aprire questa seduta di oggi, che è la prima dopo la pausa estiva, e lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, la seduta può essere aperta, ci sono 15 presenti, 10 assenti e giustificati sono i consiglieri Pompei Luigi e Stelitano Rocco. Allora, ricordo che l'ordine dei lavori di oggi è molto semplice, si tratta della relazione annuale della Giunta e nella conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari è stato deciso sono state decise le modalità di intervento di oggi, trattandosi di un consiglio speciale. Il consiglio si svolgerà in questo modo. Ci sarà la relazione della Giunta a partire dalla Presidente, ci saranno quindi dopo la Presidente Lozzi l'assessore Commisso, Pierfranceschi, De Santis, Accoto. Poi di nuovo l'assessore Commisso prenderà la parola per enunciare la relazione dell'assessore Mammì, che è assente, e sì, perché lo possiamo dire, è assente per maternità, e quindi chiuderà poi la relazione l'assessore Vivace. Verranno concessi 10. Avevamo detto in capigruppo 10-15 minuti al consigliere, quindi arriveremo ad accettare 15 minuti perché, trattandosi di consiglio speciale, abbiamo ritenuto dover decidere e stabilire in capigruppo una modalità che consentisse a tutti di parlare e di non ricorrere alla richiesta straordinaria dell'utilizzo dei 30 minuti, perché capite voi tutti che se tutti parliamo per 30 minuti sarà difficile arrivare alla fine, quindi si è decisa una modalità, una via di mezzo, facendo una stima, e verranno concessi 15 minuti ad ogni consigliere che vuole intervenire. Alla fine ci sarà l'intervento facoltativo della Presidente qualora lo ritenesse necessario. Questo, diciamo, è lo schema che è stato deciso nella conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari e a questo ci atterremo. Quindi io lascerei subito la parola alla Presidente Lozzi per l'apertura. Buongiorno a tutti, io farò una breve introduzione perché poi le singole relazioni verranno fatte dagli assessori in base alle loro deleghe. Ci tenevo a dire che noi siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in questo municipio, perché le cose da fare erano tante e sono ancora tante, ma noi in un anno abbiamo ottenuto dei risultati importanti sul territorio, risultati frutto di un lavoro intenso fatto con il territorio, fatto con i cittadini, fatto con i consiglieri, perché il nostro obiettivo era proprio questo, non era metterci qua seduti e andare dritti per la nostra strada, tant'è vero che appena insediati siamo andati
i martedì e giovedì ad incontrare tutti i comitati di quartiere, non solo, anche personalmente durante la settimana ho incontrato anche i singoli cittadini, perché noi abbiamo costruito il nostro programma di intervento in quest'anno proprio ascoltando le richieste dei territori, che devo dire non sono state solamente un mero elenco della spesa. Non sono venuti là lamentandosi semplicemente delle difficoltà, dei problemi che sono evidenti ed erano evidenti, ma ci hanno anche fatto delle proposte operative che noi abbiamo preso assolutamente in considerazione, e da là abbiamo programmato il primo anno di attività, ma anche i prossimi anni, perché una consigliatura dura 5 anni, proprio perché tante cose sono realizzabili nell'immediato, altre richiedono una tempistica a medio termine, ma tantissime, quelle che sono un po' più complesse, che richiedono l'intervento dei dipartimenti, che richiedono dei percorsi burocratici un po' più complessi, devono essere programmate a lungo termine. Quindi io ci tengo anche a tranquillizzare tutti i cittadini che magari hanno fatto le loro proposte ma che ancora non hanno visto i risultati sulle loro segnalazioni, ma ci stiamo lavorando assolutamente su tutto, abbiamo una grandissima squadra, sono delle persone che lavorano, insomma la mia giunta è composta da persone che lavorano veramente mattina e sera confrontandosi con tutti, andando nei singoli uffici, avendo creato anche una sinergia forte con i nostri uffici municipali, che devo dire devo ringraziare moltissimo, perché molti degli obiettivi raggiunti sono stati anche grazie a quei dipendenti che spesso e a volte hanno anche rinunciato alle ferie, magari perché c'erano dei progetti importanti, che ne so, sotto Natale lo scorso anno. Abbiamo ottenuto dei grandi risultati, ad esempio proprio nel periodo di Natale dello scorso anno, quando siamo riusciti a sistemare i marciapiedi di Viale Furio Camillo, che erano 8 anni che erano devastati e aspettavano una risposta. Abbiamo avviato il percorso del rifacimento dello square centrale della pista ciclabile di Viale Giulia Agricola, che anche quella era ferma da anni. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Inoltre siamo riusciti ad ascoltare e a costruire insieme ai cittadini questo nostro percorso. Adesso lascio la parola ai miei assessori, che relazioneranno in maniera dettagliata tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie. La parola all'assessore Commis. Grazie e buonasera a tutti, ai cittadini e ai consiglieri. Allora, come ha già premesso la Presidente, a me preme innanzitutto far notare quanto il lavoro che è stato svolto fino adesso non sia il risultato del lavoro di un singolo, anche nelle nostre specifiche deleghe, ma è il risultato sostanzialmente di un lavoro di squadra. Tutti abbiamo collaborato reciprocamente per raggiungere ognuno gli obiettivi delle deleghe secondo il programma elettorale per cui i cittadini ci hanno scelti. Ed è stato anche piacevole lavorare insieme, quindi questa secondo me è già una rivoluzione nel campo dell'amministrazione politica pubblica qui a Roma. Io diciamo, prima di entrare nello specifico delle mie singole deleghe, perché la mia relazione vedrà toccare tutte le deleghe che ho ricevuto dalla Presidente come incarico. Volevo fare una piccola premessa sulla situazione che abbiamo trovato, che sostanzialmente ormai i cittadini, avendoci scelto e comunque avendo scelto il movimento come realtà di governo a Roma, hanno ben capito. Abbiamo trovato una situazione forse ancora peggio di quanto ci immaginavamo. Era completamente ferma la città di Roma, non c'erano appalti in essere, quindi sostanzialmente era gestita, come ormai ben tutti sanno, per emergenza. È tutta un'emergenza Roma. Noi abbiamo cambiato un po' anche la volontà di agire secondo un altro paradigma. Non agiamo per la ricerca di un consenso, ma agiamo sostanzialmente per fornire il servizio fondamentale ai cittadini, perché a Roma manca questo. Quindi è già un cambio, secondo me, questa cosa. Ma al di là di tutto, noi adesso siamo qui dopo un anno a relazionare quello che abbiamo fatto entro il primo anno. Inizierò a relazionare sostanzialmente sulla delega che io reputo sostanzialmente molto importante, se non la più importante, che è quella del bilancio. Io l'ho divisa concettualmente, anche per essere molto più chiaro a livello espositivo, in due fasi. La prima fase, i primi 6 mesi, che possiamo ricondurre da luglio fino ai primissimi mesi, il primo mese del 2017, che io su cui mi sono concentrato, ci siamo concentrati sostanzialmente per gestire l'emergenza. E poi invece la fase che va dal febbraio 2017 fino a luglio, che è invece una fase che ha voluto
concentrarsi soprattutto su una programmazione. Una programmazione non per l'anno, non soltanto per l'anno in corso, ma anche per gli anni successivi. Ed è questo che manca, ed è questo, secondo noi, la chiave di volta per risolvere il problema a Roma. Nei primissimi mesi io ho avuto modo di prendere in mano il bilancio del comune, del municipio, un bilancio che in passato era intorno ai 25-26 milioni di euro del municipio. Oggi è qualcosa in più con il nuovo bilancio del 2017, arriviamo oltre i 30. E la prima cosa da fare che ho fatto è stata quella di analizzare le normative contabili, che sono molto stringenti sull'utilizzo dei fondi, soprattutto a realtà come Roma che sono decentrate. E il primo risultato che abbiamo ottenuto è stato quello di evitare qualsiasi spreco di risorse, perché è una notizia, ma si possono perdere i soldi nel bilancio municipale se non vengono utilizzati. E noi la prima cosa che abbiamo fatto è essere stati in grado, grazie al lavoro di squadra, ad utilizzare oltre 1.400.000 euro che erano stanziati e fermi sulle strade, sulla manutenzione stradale. Un problema che affligge tutti i romani, e perché non era giustificabile perdere quei soldi. Quindi ci siamo dati da fare, abbiamo iniziato a correre come pazzi e siamo riusciti. Il risultato primo in principale è stato quello di non perdere neanche un euro e iniziare i lavori secondo le gare, secondo le procedure di gara normali, su un elenco infinito di strade, infinito no, però sostanzioso, che poi l'assessore Vivace, in quanto se ne è occupato direttamente, elencherà quando ci sarà il suo turno. Molte volte quando adesso facevo l'elenco di cui delle cose che abbiamo fatto in quest'anno, e pensando anche a varie interviste che erano state fatte, se adesso sorgo sulle varie, i vari titoli di giornale, per esempio su Giulio Agricola, vedevo dichiarazioni giallo sui fondi, non ci sono i fondi, il municipio mente, e invece no, i fondi c'erano, li abbiamo trovati, li abbiamo sistemato e anche l'azienda è stata pagata. Quindi è tutto in itinere. Nel primo semestre poi ci siamo, anche grazie sempre alla collaborazione di squadra con l'assessore De Santis, abbiamo ritenuto fondamentale garantire quello che era stato già avviato prima sui finanziamenti regionali delle 8 scuole di manutenzione straordinaria. Abbiamo fatto tutto per tempo, abbiamo presentato, grazie alla spinta anche agli uffici che si sono dimostrati collaborativi su questo, la progettazione in tempo. Ci siamo dedicati, poi abbiamo dato quelle risorse che c'erano, sebbene poche, un indirizzo politico è stato quello di, per esempio sugli edifici pubblici, privilegiare per il 90%, anzi più del 90%, sulla manutenzione ordinaria delle scuole. Abbiamo dedicato circa 400.000 euro per la manutenzione ordinaria delle scuole all'inizio, subito. Andando contro, diciamo, anche chiudendo gli occhi anche sulla manutenzione che occorrono sulle sedi municipali, però abbiamo privilegiato quello, almeno nell'emergenza. L'altro aspetto è, oltre all'aspetto tecnico, nei primi 6 mesi c'è stato anche l'aspetto sul sociale. Il sociale rappresenta l'80% del bilancio municipale, quindi è molto cospicuo anche come fondi. Ci siamo subito accorti che i fondi che erano stati destinati nel 2016 non erano sufficienti per coprire non uno o due servizi, quasi tutti i servizi. Sto parlando di assistenza disabile ai bambini nelle scuole, non c'erano i fondi a sufficienza per garantire quei servizi per tutto l'anno. E allora anche qui è emerso il lavoro di squadra, secondo me non soltanto con loro, ma anche a livello comunale, con la partecipazione di tutti gli assessori municipali al bilancio, perché questa situazione di carenza fondi nei primi 6 mesi sul sociale era vissuta da tutti i municipi. È stato un periodo in cui c'è stato, diciamo, una vacanza nell'assessorato comunale al bilancio, quindi è stata gestita sostanzialmente dalla commissione capitolina, dagli assessori municipali, e poi appena arrivato il nuovo assessore al bilancio comunale ha preso subito le redini della questione e abbiamo risolto tutto il problema, destinando di fatto il municipio a fine di settembre ha ricevuto 3 milioni di euro per la copertura dei servizi che erano già in essere del municipio, quindi abbiamo risolto questo è stata quindi il primo semestre è stata un'emergenza, la gestione delle emergenze.
Accanto a questo però nel 2017, quindi partiamo con la programmazione, ci siamo soffermati molto sulla programmazione per uscire dalle emergenze croniche. Sostanzialmente abbiamo fatto una cosa semplice che non si era mai pensata fino adesso, almeno. Abbiamo fatto accordi non per 6 mesi, non abbiamo fatti appalti per 6 mesi, abbiamo fatto appalti per 3 anni. Ne faccio uno e sto bene 3 anni. Questo è re scienza. Se si vuole fare, un qualcosa si può fare. E quindi abbiamo fatto i cosiddetti accordi quadro per dare le emergenze, che sono molto più flessibili da un punto di vista giuridico, secondo il nuovo dettame del codice degli appalti. E abbiamo, darò dei numeri, abbiamo destinato circa 1.800.000 euro sulla manutenzione ordinaria delle scuole. Abbiamo destinato circa 900.000 euro per gli edifici pubblici al di là, oltre le scuole, pensando anche a una prospettiva, pensando alla prospettiva che il municipio possa assolvere funzioni sempre più importanti sul patrimonio, sto pensando all'edilizia residenziale pubblica ad esempio, di modo che qualora ci fosse già la volontà di decentrare questo aspetto, noi saremmo già pronti ad intervenire. E poi anche sul verde, altri esempi, che generalmente è stata così la programmazione, destinato un'operatività, prevedendo un'operatività di oltre 500.000 euro sul verde, che andremo adesso ad operare. Questo è in generale ma è la questione sul tecnico. Mi preme però anche sulla programmazione, sottolineare quanto è stato fatto e quanto si farà poi sicuramente sulla manutenzione stradale. Noi abbiamo la programmazione che abbiamo fatto è stata, noi siamo uno dei primi municipi il primo municipio ad aver elaborato un piano, un progetto secondo le direttive dell'ANAC che prevede una centrale unica dei lavori pubblici a Roma. Abbiamo consegnato tutto alla centrale dei lavori pubblici che sarà il SIMU per fare un bando triennale gara aperta di oltre 9 milioni di euro sulle strade. Questo è quello che stiamo facendo. Ed è una, oltre a tutti gli interventi specifici che abbiamo fatto, nei prossimi 6-8 mesi l'assessore Gracia sarà contento, di sicuro ci saranno più fondi sulle strade, interverremo anche sui marciapiedi, su tante altre cose. Per quanto riguarda un'altra questione importante che io voglio sottolineare è il verde, che poi toccherò soprattutto sull'area sulla mia area del decentramento. Il verde, lo dico ai cittadini, il verde purtroppo non è decentrato ai municipi, è gestione centralizzata, è una città che ha oltre 40 milioni di metri quadri di verde, gestirlo dal centro è molto difficile. Quindi noi ci siamo promossi e ci siamo proposti dicendo lo gestiamo noi. E stiamo elaborando, almeno sotto il profilo dei fondi, delle competenze, degli uffici, stiamo elaborando tutto il progetto che è quasi pronto, per intervenire direttamente noi. Ho già predisposto, come dicevo prima, oltre 500.000 euro su quel settore. Sul sociale il 2017 è stato improntato sulla programmazione, sempre lì. Prima la situazione era molto fumosa, era molto difficile capire come venissero spesi i soldi, per una serie di questioni burocratiche. Adesso abbiamo stabilito non soltanto una chiarificazione di come devono essere spesi i soldi, ma abbiamo programmato, cioè quindi stabilito dove devono essere spesi, e facciamo dei monitoraggi, cioè ogni 3 mesi noi verifichiamo se quei fondi sono stati spesi, se non sono stati spesi cerchiamo di efficientarli destinandoli in altri ambiti, sempre sul sociale. Abbiamo poi, quando vestirò le vesti dell'assessore Marmì, noi abbiamo scoperto, come abbiamo fatto un consiglio ultimamente, la 154, uno spreco di denari su cui la Presidente e l'assessore Marmì hanno fatto un esposto in procura, e tutto questo è anche stato possibile grazie all'analisi precisa su come sono stati spesi i soldi. Destineremo dei fondi ulteriori sul sociale, perché noi siamo sui servizi che danno assistenza soprattutto ai disabili, noi siamo molto favorevoli e destineremo fondi in più, tant'è che ci sarà un abbattimento delle liste d'attesa soprattutto sugli anziani, che sarà importante, ma poi si conoscerà.
Questo è stato sostanzialmente quello, oltre alla gestione delle emergenze che c'è, non è che siamo usciti dall'emergenza, noi cerchiamo accanto all'emergenza di programmare, e abbiamo programmato. Ci sono molti progetti per il 2018 elaborati sia dall'assessore Vivace, sia dall'assessore Mammira, dagli altri assessori tutti, su cui la prima cosa che ho fatto per programmare è predisporre le coperture finanziarie. Quindi già da oggi, per il 2018, abbiamo tutti i progetti coperti. Questo. Al di là della un'altra delega che io ho è la delega al personale. Ora, è chiaro che una programmazione non può prevedere soltanto un singolo aspetto, quindi il bilancio, ma deve prevedere una sorta di programmazione totale che il personale ne fa parte. Sostanzialmente tra i due risultati più importanti che noi abbiamo ottenuto è stato quello di riorganizzare totalmente la macchina a livello funzionale, gli uffici del municipio, per un ordine importante, per due ordini di motivi: uno, perché non erano efficienti per come erano organizzati prima o disorganizzati; due, non erano efficienti non per mancanza di capacità o voglia di lavorare, perché non era chiaro cosa dovessero fare gli uffici, questa era la carenza. E l'altra importante è che noi ci siamo trovati due municipi di fatto esistenti, quando da un punto di vista politico e gestionale dovrebbe essere uno. Quindi abbiamo proceduto, siamo andati avanti grazie alla collaborazione del direttore, chiaramente, a accorpare funzionalmente gli uffici. Prima c'erano due uffici copia e incolla, copia conforme tra i due ex municipi, che facevano le stesse cose con procedure diverse. Le abbiamo riuniti e abbiamo detto: questa è la procedura, una, perché uno è il municipio. Abbiamo peraltro, oltre a questo, ricordo che sono, do alcuni numeri, i dipendenti del municipio al netto di quelli impegnati sulle scuole, e chiaramente lì non fanno parte, sono 550 dipendenti. Non sono tanti. Se io penso a Firenze, che è la nostra, diciamo, più o meno gli stessi abitanti del settimo municipio, ne ha 10 volte di più. Quindi 550 persone, così come non è facile gestire un municipio di 330.000 abitanti. Noi siamo, la prima cosa che ho fatto, una cosa da sottolineare sostanzialmente, che rientra, è per la programmazione dell'ufficio bilancio. Io ho riorganizzato completamente l'ufficio bilancio. Prima non c'era nessun ufficio che poteva avere una visione generale di tutte le spese e delle entrate, non esisteva. Era organizzata a compartimenti stagni, ognuno gestiva il suo orticello, senza poter fare una programmazione generale. La prima cosa che ho fatto, ho detto: non può andare avanti così. Occorre prendere un ufficio, che credo fosse quello bilancio, secondo me era quello bilancio, e garantire che la programmazione sia garantita da quell'ufficio, sia gestita da quell'ufficio, perché ha la visione generale. Ho diviso entrate e spese, due persone, perché è grande il municipio e il lavoro è da fare. Ci siamo concentrati questo primo anno soprattutto sulle spese, ma in futuro ci concentreremo sulle entrate, non perché vogliamo chissà cosa, ma perché io vedo nel futuro una sempre maggiore più autonomia del municipio, e instaurare meccanismi virtuosi tra entrate e spese farebbe comodo a Roma e ai servizi per i cittadini, perché a oggi i cittadini pagano le tasse e non si vedono i servizi forniti. Ma abbiamo creato, secondo gli indirizzi politici, grazie a tutti gli assessori, perché con ognuno di loro, e perché lavoriamo in squadra, noi abbiamo riorganizzato gli uffici a livello di indirizzo politico secondo le loro esigenze, creando degli uffici nuovi. Faccio alcuni esempi: ci sono l'ufficio del verde, l'ufficio progettazione nuove di abilità e pedonalizzazioni, quindi già qui si vede l'impronta politica che vogliamo dare; l'ufficio del piano regolatore sociale sul sociale, poi spiegheremo; l'ufficio controllo dell'opera scomputo; l'ufficio controllo autorizzazioni nidi privati; l'ufficio educativo 06; l'ufficio urbanistica municipale; poi c'è un altro che descriverò dopo, che è l'ufficio patrimonio. E questo è stato uno dei risultati fatti, realizzati. L'altro, sempre sul personale, riguarda gli obiettivi della dirigenza. Forse non tutti sanno, ma come è giusto che sia, una parte della retribuzione dei singoli dirigenti è data, è riconosciuta soltanto al raggiungimento di alcuni obiettivi.
è una parte importante. Faccio un esempio: per i dirigenti apicali può arrivare anche a 15.000 euro l'anno. Sotto il direttore Lordi. Secondo le norme. Abbiamo capito innanzitutto sono gli obiettivi della dirigenza, prima. Diciamo erano obiettivi, o non c'era un indirizzo politico, o gli obiettivi se li davano da soli. Perché è chiaro che il dirigente giustamente dice devo dare gli obiettivi, io ho degli obiettivi. Quello che abbiamo fatto, anche ho trovato una grandissima collaborazione, professionalità, devo dirlo, alla parte dei dirigenti. Qui hanno riconosciuto l'indirizzo politico, se c'è noi facciamo quello. E quindi abbiamo stabilito gli obiettivi della dirigenza, che saranno tra cui molto sulla trasparenza, molto sulle penalizzazioni, ci sono molte cose, sono una rivalutazione anche sui servizi sociali per dare più servizi. Questo è stato sostanzialmente il lavoro esercitato sul personale. Poi andiamo sull'altra delega che è molto cara anche a noi, al movimento, che è la trasparenza. Ho anche la delega alla trasparenza e posso elencare alcune cose che abbiamo fatto insieme. La prima cosa è la pubblicazione degli atti di giunta. Oggi chiunque può andare sul sito del municipio e può non soltanto vedere le delibere del municipale, della presidente, della giunta municipale, ma anche le direttive, le memorie e i verbali di giunta sono pubblicati non quasi in tempo reale, una settimana dopo, per l'iter burocratico. Questa è una prima cosa, ma non è solo questo, chiaramente. Abbiamo, grazie alla collaborazione degli uffici stessi che si sono resi conto di quanto importante è anche per questioni normative, abbiamo garantito la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali. Le determinazioni dirigenziali sono gli atti attraverso i quali la pubblica amministrazione ufficialmente parla. Quindi sono firmati dai dirigenti. Abbiamo organizzato un corso formativo per la pubblicazione di tutte le determinazioni. Quindi oggi sono pubbliche le determinazioni, sono sul sito. Se io sono andato a fare la verifica a fine 2016, quindi la passata questione, erano state pubblicate soltanto 50 determinazioni sul sito. Oggi sono andato ieri, dopo aver fatto i corsi, sono pubbliche oltre 1000. Mi è caduto il nome. Un'altra questione sulla trasparenza è stata la pubblicazione del bilancio 2016. Sul sito c'è il bilancio 2016, ma non è il bilancio 2016 come di solito viene pubblicato, cioè 500.000 euro, 400.000 euro, no. Se andate a vedere, lì c'è il bando che è stato fatto. Con quale determinazione dirigenziale di riferimento è stato fatto? Quindi il cittadino può fare l'accesso agli atti su quella determinazione dirigenziale e può e sa qual è l'azienda che ha lavorato e per cosa. C'è tutto. Non è mai stato fatto, io non l'ho mai visto. Un'altra sulla trasparenza. Abbiamo pubblicato le occupazioni di suolo pubblico temporaneo e permanenti, che sono soprattutto i tavoli, le sedie dei bar. Questo perché? Perché ci piacerebbe che ci fosse un controllo diffuso. Il cittadino può andare sul sito e vedere, ma c'è un tavolino qui, ma ha pagato, è giusto? Perché è concorrenza sleale quando uno non paga. Quindi abbiamo dato anche questo. Gli ospiti ci sono, gli OSP tutti del 2016. E quanto ammontare è? In quale via ci sono? In ultimo, con la direttiva di aprile, sulla direttiva di giunta di aprile, abbiamo fatto un lavoro enorme sugli impianti sportivi comunali che insistono nel settimo municipio. Ci sono 14 impianti sportivi, di cui 3 sono a gestione municipale, e noi abbiamo semplicemente pubblicato tutti gli atti. Cioè da lì si può evincere, è sempre sul sito del municipio, si può evincere chi ce l'ha in gestione, con quale DD è stato fatto, da quanto tempo e quanto paga. Ma quello che più importa è che è stato, che vorrei che con questa azione di trasparenza emergesse, è che con il 90, credo, 12 su 14 hanno usufruito dei
dei canoni ridotti. Questo cosa implica? Implica che al comune gli dai due lire proprio, ma in cambio, secondo la 170, che è il regolamento di riferimento, tu devi consentire ai cittadini di poter usufruire quei servizi a dei prezzi concordati. Il cittadino molto spesso non lo sa. Se fai gli impianti comunali a canone ridotto, lui ha diritto a ricevere quel servizio a quell'ammontare. Questo è anche trasparenza. Andiamo avanti su un'altra idea, che è sul patrimonio. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di creare un qualcosa che non c'era prima. Semplicemente un ufficio patrimonio. Come si gestiva il patrimonio prima? Si gestiva a compartimenti stagni. Ogni singolo ufficio gestiva la sua pratica. Nell'ottica di programmazione della visione dall'alto, creavo un ufficio patrimonio. Ed è questo, il lavoro è stato importante, perché devo darne atto che la questione su tutta la documentazione sui 14 impianti sportivi comunali è stata realizzata da quell'ufficio. Quindi sono stati molto bravi. Sul patrimonio noi abbiamo poi richiesto, oggi abbiamo dato molta importanza anche agli immobili confiscati alla mafia. Sono patrimonio ormai che divengono pubblico e che l'agenzia, sotto bandi e comunque su richiesta, può fornire al Comune di Roma, come anche ad altre istituzioni pubbliche, alla Regione e quant'altro. Noi abbiamo richiesto ne abbiamo fatto richieste di due per progetti sociali, di cui uno è in itinere come assegnazione, su cui noi abbiamo già il progetto, abbiamo già i fondi per quel progetto. A tempo debito poi sarà, quando verrà realizzato, verrà pubblicizzato, però questa è la programmazione, questo è il senso. Abbiamo poi infine sul patrimonio fatto una ricognizione, grazie anche all'assessore alla mobilità al verde, delle aree verdi con le relative metrature, che è stata propedeutica alla richiesta di decentramento. Se noi non sappiamo quali sono le aree che vogliamo, come facciamo a chiedere le aree per gestirle? In ultimo, l'azione sul decentramento, la mia ultima delega, regolamenti decentramento. Sul regolamento voglio fare una specifica. Sul regolamento io ho, secondo il programma elettorale, presieduto un tavolo che vedeva coinvolti sostanzialmente esponenti della comunità territoriale, quindi rappresentanti di tutti i comitati di quartiere, per elaborazione di una bozza che poi sarebbe stata sottoposta alla commissione competente, al Consiglio di conseguenza, sul regolamento di partecipazione. Cioè, prima i cittadini come partecipavano alle attività del municipio? Non c'è mai stata una regolamentazione e noi lo vogliamo fare. E il tavolo ha elaborato questa proposta che io ho presieduto, e poi il passaggio è stata data alla commissione partecipazione e regolamenti e decentramento, che l'ha approvato in itinere. Credo che alla prossima seduta potrà essere portato in consiglio per l'approvazione finale. Un punto centrale è lì si instaura un impegno, diciamo, non è un obbligo giuridico, è un impegno dell'amministrazione di coinvolgere i cittadini, soprattutto quello che risiedono nei luoghi oggetti di interventi importanti, chiedendone cosa ne pensa. E l'amministrazione ha l'obbligo, cioè si auto-obbliga, nel rispondere ai cittadini, se dire: questa cosa, saputa la vostra indicazione, ci va bene o non ci va bene. Già solo rispondere ai cittadini sì o no, e perché no, motivandolo, secondo me qui è un piccolo risultato importante. Comunque, credo la prossima, se non l'altra ancora, sarà portato in consiglio e il consiglio deciderà. Abbiamo sul decentramento collaborato anche con la Commissione Capitolina sul patrimonio. Sono in itinere, dal punto di vista comunale, due regolamenti molto importanti. Uno è sul regolamento sui beni confiscati alla mafia, cioè come il Comune di Roma deve gestire quei beni. E noi abbiamo partecipato spingendo chiaramente verso un ruolo molto più preponderante del municipio, perché il municipio sa quali sono le esigenze del territorio, più che a livello centrale. Stessa cosa è stata fatta e si sta facendo sul regolamento dei beni indisponibili, del patrimonio indisponibile del Comune di Roma. E il nostro contributo è stato quello di chiedere maggior potere ai municipi.
In ultimo, abbiamo ottenuto, questo è dato da poco, il decentramento di alcune aree verdi da parte dell'amministrazione centrale. Procederemo a richiederne sempre di più, però non le richiediamo solo per il gusto di richiederle. Quando le richiediamo dobbiamo essere in grado di gestirle immediatamente. Ed ecco perché noi abbiamo già fatto i bandi, ci sono già i fondi disponibili e sono quindi noi interverremo su quelli che ci prenderemo in carico. In ultimo, sul decentramento noi voglio informare tutti che noi ci siamo proposti, settimo municipio si è proposto, come municipio pilota per lo sviluppo di un decentramento reale a Roma, cosa che credo che da tutte le forze politiche sia auspicabile, perché Roma si gestisce così, altrimenti sarà molto difficile. Grazie tante e passo la parola agli altri miei colleghi. Allora, lascio la parola subito all'assessore Pierfranceschi. Buongiorno a tutti, Marco Pierfranceschi, le mie deleghe sono mobilità, ambiente, AMA e decoro urbano. Comincio dalla mobilità. L'intervento più importante che abbiamo realizzato in quest'anno, visto che non c'erano in itinere altri progetti, è stato il restyling sulla ciclabile di Giulia Agricola. Voglio raccontare un attimo di che si è trattato, perché fin qui, non avendo ancora fatto l'inaugurazione, non c'è stato modo di presentare questo tipo di lavoro. Il progetto è un progetto molto vecchio, degli anni 90, e sostanzialmente sbagliato, perché il progettista si è curato di realizzare i tre segmenti all'interno delle aree verdi, ma non erano collegati tra loro. Quello che abbiamo. Poi il progetto è stato la ciclabile, per quanto non utilizzata, è principalmente sede di pascolo di cani serale, è stata sventrata da un PUP che è stato successivamente bloccato dai cittadini. L'azienda è entrata in causa con il Comune di Roma e questa cosa si è trascinata per anni, anche dopo la fine della risoluzione della causa. La ciclabile non era stata ripristinata. Uno dei primi atti di questa amministrazione è stato decidere di rimettere a posto questa struttura. La parte mia di competenza è stato far presente che l'infrastruttura era mal funzionante già in partenza, quindi ho controproposto una sistemazione diversa che è stata accolta da tutta la giunta, e quindi si è proceduto non solo al ripristino del preesistente, ma a un miglioramento, un'ottimizzazione. Sono stati realizzati i collegamenti tra i tre segmenti della pista ciclabile, collegamenti in sicurezza che adesso consentono di percorrere la pista efficacemente ai ciclisti e non hanno comportato nessun disagio per gli automobilisti che impegnano il tronco stradale. Oltre a quanto già realizzato, c'è stato un lavoro di progettazione i cui frutti si vedranno soltanto nel prossimo anno o negli anni a venire. Un progetto riguardato la revisione dei sensi di marcia su via del Mandrione, questo è stato già discusso in questa sede perché è stato oggetto di una interrogazione nei miei confronti. Poi il Comune ha deciso di far partire, sempre su proposta del Municipio, ma con progettazione affidata agli uffici comunali, in particolare all'Agenzia Mobilità, il progetto di una revisione dell'asse stradale di Via Tuscolana che includesse anche due corridoi ciclabili. Anche su questo il nostro municipio, la Presidente, l'Assessore Vivace e il sottoscritto sono intervenuti con suggerimenti, modifiche e integrazioni al progetto iniziale. Poi c'è il progetto del sottopasso Grati Lucrezia Romana. Di Lucrezia Romana era una preziosa strada secondaria che consentiva di bypassare l'anello del Gra a ciclisti e pedoni in sicurezza fino agli anni 2000, quando venne deciso il raddoppio del Gra e per tutta una serie di vicissitudini si decise di costruire una bretella interna provvisoria, e qui sottolineo provvisoria,
perché sta lì da 20 anni, che si spalmò sulla strada e costituì una sorta di muro che ne impediva il transito. Ancora poco dopo ci si rese conto che i sottoservizi presenti al di sotto di Via Lucrezia Romana richiedevano degli interventi di manutenzione, per cui fu scavato un tunnel semiabusivo sotto il raccordo provvisorio per consentire la manutenzione di questi servizi, e questo tunnel doveva essere inibito al transito dei cittadini perché non messo in sicurezza, ma è risultato talmente utile e necessario che i cittadini stessi si sono messi di loro sponte a fare una manutenzione e una cura di questo tunnel, al che l'amministrazione ha deciso di fare pressioni presso ANAS perché si addivenisse a una sistemazione definitiva. Stiamo ancora lavorando su questa cosa con ANAS. ANAS ci ha presentato una bozza di progetto che non raccoglieva il nostro favore, gli abbiamo controproposto e adesso stiamo un pochino in una fase di interlocuzione aspettando che loro ci fanno un progetto definitivo. Poi c'è il nostro contributo anche al GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle Biciclette, un progetto che è partito dal Ministero delle Infrastrutture su indicazioni di Legambiente, a sua volta su una base di tracciato sviluppata dal sottoscritto. Nel momento in cui tra i vari rimpalli istituzionali si è passati alla fase di progettazione di massima dell'itinerario, sono stato consultato e quindi ho contribuito anche a questa fase di progettazione. In più il mio ufficio ha lavorato a tutta una serie di contributi, tra quali l'individuazione di aree verdi non in assegnazione né in manutenzione al servizio giardini, che risultavano di fatto abbandonate. Immaginate un prato in mezzo ai palazzi di via Petrocelli che viene classificato come pascolo. Tutta questa serie di situazioni improprie sono state raccolte in un pacchetto che poi è stata la base per la richiesta dell'assegnazione di aree verdi. Mi sono occupato di supervisione per quanto riguarda il piano di revisione delle linee ATAC del deposito di Tor Vergata, su un lavoro che è stato in larghissima parte sviluppato dalla Commissione Mobilità, che qui ringrazio. È stato un bel lavoro di squadra e ancora non si è completato, perché la complessità e l'articolazione del piano era tale che investiva tutta una serie diversa di realtà di cittadinanza, di quartieri, e discutere con tutti i cittadini è stato veramente un lavoro notevolissimo. Mi sono occupato di didattica proponendo un seminario cittadino intitolato Ripensare la città, un seminario che è stato richiesto dagli uffici dell'assessorato di Linda Meleo e indirizzato principalmente agli altri assessori alla mobilità degli altri municipi, una sorta di riflessione generale su come è organizzata la città. Poi questo seminario è stato riproposto in diverse forme e modalità all'interno del municipio, da ultimo in una forma leggermente ridotta proprio presso la Commissione Mobilità. E infine ho promosso un paio di iniziative all'aperto, guidando delle camminate attraverso la città, trekking urbano si chiama, sia per la Settimana Europea della Mobilità 2016 sia per la Giornata dell'Acqua, percorsi a piedi da San Giovanni attraverso Via del Mandrione, attraverso Tor Fiscale, camminando lungo l'acquedotto romano fino alla fermata metro di Cinecittà, dal quale si è tornati al punto di partenza con la metropolitana, quindi sviluppando anche un ragionamento sull'intermodalità dei mezzi di trasporto, quindi i piedi, la metropolitana e poi in futuro la bicicletta e altre forme alternative all'auto privata, che nell'intenzione di questa amministrazione dovrà essere progressivamente ridotta, perché la sua pressione sia in termini di inquinamento che di stress urbano che di incidentalità che di danni alla salute è stata individuata come una delle principali problematiche di qualità degli spazi urbani. Vengo all'ambiente. Per l'ambiente devo fare un cappello introduttivo, perché va compresa la situazione di partenza.
uno si aspetta, entrando nell'amministrazione pubblica, di trovarsi in mano una macchina amministrativa che può essere guidata in qualche direzione. Uso qui il paragone della macchina. La macchina che abbiamo trovato noi in termini di ambiente era una macchina ferma con un guasto non facilmente riparabile, quindi la maggior parte degli sforzi sono stati fatti proprio per far ripartire questa macchina, non tanto per portarla da qualche parte. Il municipio all'anno 2016 non aveva nessun capitolato di spesa sul verde, non aveva personale per la manutenzione, tutto quanto la gestione del verde era demandata al Dipartimento Ambiente, che agiva per mezzo del servizio giardini. In più va aggiunto che il Dipartimento Ambiente negli anni precedenti aveva progressivamente smantellato il servizio giardini in termini di personale, di macchinari, di dotazioni, per utilizzare lo strumento dell'appalto a cooperative. Mafia Capitale ha dato un'ammazzata a questo meccanismo, il risultato è stato che ci siamo ritrovati senza bandi e senza personale, quindi nella impossibilità pratica di far fronte alle necessità del verde urbano. Nemmeno la consigliatura Tronca aveva predisposto degli strumenti economici adeguati a provvedere a questo, o quantomeno i dipartimenti non avevano prodotto in tempo i bandi utili, quindi ci siamo ritrovati in una situazione di totale non gestione. Nonostante questo ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cominciato a lavorare in coordinamento col servizio giardini a segnalare puntualmente le situazioni di rischio, le alberature pericolanti, i rami che invadevano la sede stradale. E con questo sistema del gutta cavat lapidem siamo riusciti in qualche maniera a far lavorare a pieno ritmo perlomeno i dipendenti che avevamo fissi, nell'attesa che poi i bandi comunali per il verde facciano il loro corso, bandi che hanno dovuto attendere l'approvazione del bilancio a gennaio prima di poter essere anche cominciati ad elaborare. Proprio per questo si è deciso insieme agli altri colleghi di dar vita ad un ufficio del verde municipale per avere all'interno gli strumenti per intervenire direttamente in prima persona sulle emergenze immediate e non dover dipendere ogni volta dal Dipartimento Ambiente o dalla capacità di intervento di un servizio giardini che, pur essendo collocato fisicamente all'interno del municipio, non risulta direttamente in gestione da noi. Tra l'altro, col servizio giardini abbiamo instaurato una metodologia operativa di riparazione a nostre spese dei mezzi danneggiati, perché il Dipartimento Ambiente non aveva i capitolati di spesa per la manutenzione e questi veicoli rimanevano fermi, inutilizzati e inutilizzabili, mentre i prati non venivano sfalciati e il municipio progressivamente veniva dato alle fiamme dai piromani. Abbiamo dialogato col Dipartimento Ambiente per pianificare derattizzazioni a Piazza dei Re di Roma e in altri siti del municipio. Abbiamo fatto pressioni significative per la rimozione di una discarica clandestina di proporzioni ciclopiche presso Arco di Travertino, una discarica posta in un punto invisibile alla cittadinanza, ma tuttavia molto pericolosa perché insistente sopra una sottostazione elettrica della metropolitana linea A, quindi una potenziale bomba inesplosa capace di bloccare il servizio della metropolitana cittadina e creare problemi di salute ai suoi utenti. Abbiamo iniziato il percorso di decentramento del verde sotto i 5.000 metri quadri, che era partito in maniera molto approssimativa, pensando bene di decentrare il verde ma non i finanziamenti per manutenerlo. Abbiamo seguito il percorso di adozione del parco di Villa Flaviana, che è ancora in itinere. Questo parco ci è stato richiesto dalla cittadinanza, che già si occupava della sua manutenzione, ma era necessaria una formalizzazione di questo. Ci sono stati diversi sopralluoghi, abbiamo dovuto dialogare con uffici diversi, ma anche questo è una delle cose che nei prossimi mesi vedremo andare in porto.
Proprio nei giorni scorsi, proprio ieri, è stata fatta una memoria di giunta per chiedere il collegamento ciclopedonale tra i parchi di Caffarella e Tor Fiscale, non a finalità ludiche, bensì per consentire a chi si sposta a finalità lavorative di muoversi dal quartiere Tuscolano al quartiere Appio Latino senza dover passare per le forche caudine della salita del Quadraro, che risulta una parte di municipio abbastanza pericolosa da inibire gli utenti più deboli dal percorrere in bicicletta dal collegare in bicicletta queste due parti del municipio. Abbiamo fatto censimento e una mappa georeferenziata delle aree giochi insieme ai cittadini e ai volontari del movimento, e questa mappa andrà a integrare le informazioni del censimento che sta parallelamente portando avanti il Dipartimento. Sulle aree giochi va detto che il municipio non può intervenire perché non possiamo spendere soldi per qualcosa che non è di nostra proprietà, quindi l'unica cosa che possiamo fare, come un po' per il verde, è far pressione presso gli uffici, presso il Dipartimento, che normalmente ci risponde picche, ci risponde non abbiamo i fondi a bilancio per fare questa cosa. E devo rimarcare un'azione molto interessante da parte dell'assessorato di Pinuccia Montanari, che è stato coinvolgere la ditta Fiorucci, che si è resa sponsor per la rimessa in sesto di una decina di aree giochi sull'intero territorio comunale, mettendo a bilancio qualcosa come 100.000 euro. I primi sono già stati risistemati nel quinto municipio, io ho fatto un sopralluogo a Villa De Santis, che sta sulla Casilina. A breve dovrà partire la sistemazione dei giochi di Villa Lais, che comprende una riverniciatura dei giochi invecchiati e un ripristino di quelli malfunzionanti. Abbiamo seguito il percorso istituzionale per il contratto di Fiume Almone, che dovrà unire intorno a un tavolo tutti gli enti interessati al bacino fluviale, che significa dai comuni fuori Roma al nostro municipio, attraversato da una serie di fossi, fino poi all'ottavo municipio, che ha l'ultimo tratto interrato del fiume, per ripristinare la qualità ambientale di questo fiume. Già adesso, con la messa in funzione del collettore fognario di Quarto Miglio Statuario, si è visto un netto miglioramento della qualità delle acque, perché prima questi due quartieri sversavano direttamente nel fiume, portandoci dentro inquinanti e distruggendone la fauna autoctona. Abbiamo seguito il tavolo tecnico del parco di Centocelle, anche questo abbandonato da anni a se stesso, e nell'incuria istituzionale rispetto a situazioni di degrado riguardanti gli autodemolitori, riguardanti discariche nascoste, interrate. Poi ci sono state una serie di tavoli istituzionali su questioni di indirizzo, autodemolitori, roghi tossici, incendi dolosi, discariche abusive. Abbiamo seguito gli espropri della Valle della Caffarella, la limitazione dei voli nell'aeroporto di Ciampino, che volevano essere ampliati a tutto danno della cittadinanza dei quartieri limitrofi, compreso quello di Morena. Insomma, è stato tutto un rimbalzare da un ufficio all'altro per seguire tutta una mole di questioni in sospese, mai risolte, incancrenite negli anni. Vado brevemente sugli ultimi punti. AMA è un'azienda autonoma, quindi per quanto la mia delega sia dialogare con l'azienda, il municipio non ha formalmente nessun potere di intervento. Nonostante questo, la situazione di partenza critica dell'azienda penso ce l'abbiamo un po' tutti presenti. L'impiantistica ai limiti della funzionalità, in mano a privati, molto spesso bloccata, macchine di raccolta da riparare, deficit di bilancio che impedisce di stanziare fondi per ripristinare i servizi, e un'organizzazione dei servizi stessa largamente perfettibile. Questa la spiegherò meglio quando arriverò al discorso della raccolta porta a porta.
Che cosa abbiamo fatto con AMA? Abbiamo attivato da subito un canale con i referenti municipali, abbiamo seguito le segnalazioni della cittadinanza riportandole puntualmente e verificando che venissero accolte e sistemate per quanto riguarda l'abbandono di ingombranti, la nascita di discariche, e abbiamo monitorato i disservizi nella raccolta dell'azienda stessa riportandoli all'assessorato all'ambiente. Poi abbiamo seguito i progetti di AMA, perché AMA vuole uscire dalla crisi e ha dei progetti di sviluppo. Il primo e più importante progetto è quello delle isole ecologiche. Le isole ecologiche ne abbiamo una qui già nel nostro municipio, sulla Palmiro Togliatti. Non tutti i municipi hanno un'isola ecologica, noi ne abbiamo una e arriveremo probabilmente a breve ad averne tre. Il prefetto Tronca aveva fatto un piano di collocazione di altre isole ecologiche che è stato completamente rivisto e stravolto, perché i punti individuati non erano funzionali alle esigenze dell'azienda né a quelli della cittadinanza. Quindi abbiamo individuato due nuove sistemazioni, una su via Nagnina di fronte alla Ericsson, dove c'è uno spazio ampio e facilmente raggiungibile dalla cittadinanza perché è su una delle arterie principali di scorrimento, e un altro di nuovo in prossimità di Arco di Travertino, più in prossimità dell'ex nono municipio, che, per il quale l'isola di Viale Palmiro Togliatti risulta troppo lontana. Ad Arco di Travertino sorgerà anche un CRIC, un centro di riuso creativo dei materiali post consumo, in cui materiali abbandonati ma ancora potenzialmente utilizzabili come sedie, divani, tutta una serie di materiali verranno raccolti, recuperati e rielaborati in chiave artistica per essere rimessi in circolazione, riassegnati alla popolazione. Quindi questo va nell'ottica di ripensare il rifiuto non come un oggetto di cui disfarsi da far sparire nel nulla, ma come una risorsa da poter ripensare e magari tornare a valorizzare. C'è il progetto delle compostiere di comunità, sulla quale collocazione stiamo ragionando insieme ad AMA, e abbiamo fatto una domanda per l'estensione della raccolta porta a porta che ci è stata rifiutata, perché a dire della dirigenza AMA la raccolta porta a porta al momento ha dei costi troppo elevati per poterla estendere, quindi stanno riragionando il servizio per poter ridurre questi costi e questo impegno e poterlo ampliare ed estendere anche alle altre aree della città. Noi avevamo richiesto tutto l'extragra, statuario, quarto miglio, capannelle e osteria del curato. Ci hanno risposto picche, ma gli staremo col fiato sul collo, perché prima o poi bisognerà arrivare a questo tipo di raccolta. Per il decoro urbano c'è stato un intervento di ripulitura dei graffiti della sede di Villa Lazzaroni che è stato concordato assieme all'ufficio decoro urbano del Comune di Roma, con un impegno fondi anche più notevoli di quelli che ci volevano mettere, perché è stata rappresentata efficacemente l'esigenza dei cittadini di vivere e accedere ai servizi municipali in un ambiente gradevole. Poi vabbè, una serie di interventi, di sopralluoghi, c'è stato dialogo con le realtà territoriali, ascolto delle associazioni dei comitati di quartiere, una presenza sul territorio in occasione degli eventi di pulizia, di retake, di manutenzione dei prati. Insomma, tutto quello che era possibile fare è stato fatto, ma per l'anno prossimo cercheremo di fare ancora di più. Grazie. Allora, intanto informo che gli applausi non sarebbero ammessi, trattandosi di consiglio, quindi per favore prego di evitare. Lasciato. Intanto do la parola all'assessore De Santis. Grazie. Beh, per chi si occupa di scuola, di fatto il nuovo anno inizia adesso, il primo di settembre.
perché effettivamente è il 31 agosto che finisce con la campanella simbolica che viene suonata l'anno scolastico ed educativo precedente. Quindi di fatto per me che mi occupo di scuola, il nuovo anno inizia adesso ed è stato appena congedato il primo anno di mandato, che rappresenta i primi 20 dei 100 passi che bisogna percorrere insieme. Ed è proprio con la delega alle politiche scolastiche che vorrei iniziare questa breve relazione. Don Milani scriveva nella sua lettera ad una professoressa, un testo del 1967, ma che dopo 50 anni risulta sempre per molti versi assolutamente attuale. Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuole amare il prossimo se non con la politica o con la scuola? Siamo sovrani, non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte. Ecco, l'impostazione che abbiamo cercato di dare come amministrazione alle politiche educative e scolastiche è stata proprio quella di compiere delle scelte e quindi di scegliere di investire in tutti i campi, in tutte le deleghe, sul settore educativo e scolastico. Direte che forse i risultati stentano ancora a vedersi? Questo però dipende, permettetemi di dirlo, non solo da amministratore pubblico, ma anche da insegnante, da mamma di studentesse delle nostre scuole pubbliche, dalle condizioni davvero drammatiche in cui versa la scuola nel nostro paese, dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione, dal momento che continue riforme, continui interventi, in un contesto di progressiva riduzione degli investimenti sul welfare e quindi sulle politiche che vanno a sostegno dell'educazione pubblica, non consentono naturalmente di curare le scuole nel modo in cui tutti i cittadini vorrebbero, immagino che questo accada, dal momento che le scuole costruiscono la cittadinanza di domani. Le scelte che noi abbiamo fatto quindi miravano essenzialmente a restituire dignità alle strutture scolastiche, o meglio, iniziare a restituire dignità alle strutture scolastiche, ascoltando gli attori protagonisti e quindi cercando di capire induttivamente dal territorio quali fossero i bisogni, quali punti di debolezza e quali punti di forza. In questo devo dire che abbiamo lavorato non solo come giunta insieme, ma abbiamo lavorato in maniera sinergica e parallela con la Commissione Consiliare Municipale Quinta, cioè la commissione che si occupa delle stesse deleghe che io ricopro, con la cui presidenza abbiamo sostanzialmente stabilito una roadmap costante, di interlocuzione costante, e che ha permesso comunque di effettuare non solo una ricognizione sistematica, ma anche un confronto diretto con i dirigenti scolastici, con i consigli di istituto, con i consigli di scuola, con tutte quante le persone che sul campo effettivamente poi vivono quotidianamente le realtà educative scolastiche del nostro territorio, che vorrei solo ricordare numericamente sono ben 140. Noi abbiamo 139 plessi scolastici divisi tra scuole comunali e scuole statali del primo ciclo, quindi arriviamo soltanto fino a quella che una volta si chiamava terza media, e più una struttura di formazione professionale del Comune di Roma. Quindi parliamo di numeri notevoli, importanti. Non è un caso che l'assessora comunale capitolina alle politiche sociali e scolastiche abbia deciso insieme con la sindaca di tenere proprio qui nel nostro municipio, nel settimo municipio, l'incontro del piano sociale cittadino dedicato alle strutture educative scolastiche e alle relative politiche. In questo senso mi preme anche sottolineare il lavoro sinergico sviluppato insieme con gli assessorati competenti a livello capitolino e le relative commissioni, ma soprattutto con i nostri colleghi qui. Cioè, il metodo di lavoro che noi abbiamo seguito qual è stato? Non è stato quello di occuparsi ciascuno della propria delega. Più volte è stato sottolineato il metodo del ragionare per compartimenti stagno, quindi del lavorare nell'ambito del proprio orticello.
La cosa che abbiamo cercato di fare è stata quella di spostare il punto di vista, cioè mettere al centro il bisogno, il servizio, l'individuo e poi intorno a questo tavolo costruire, ciascuno per le proprie deleghe, il lavoro comune. Così diciamo che la rete si è costruita strada facendo, in itinere. Emblematico in questo senso è stato la collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali del municipio, cioè abbiamo lavorato di concerto perché intorno all'infanzia e all'adolescenza si costruisca un progetto complessivo di cui la scuola rappresenta una parte significativa, dal momento che a scuola i nostri bambini, i nostri ragazzi trascorrono 8 ore al giorno. E ore significative, dal momento che stanno dalle 8:30 alle 16:30, quindi trascorrono la gran parte della loro giornata. Non solo, a scuola spesso si fermano anche oltre le 16:30 per le varie attività integrative, tra cui le attività sportive, e in questo senso la delega allo sport è andata di pari passo con la delega alle politiche scolastiche e all'edilizia scolastica, perché i centri sportivi municipali sapete che hanno luogo all'interno delle palestre scolastiche e quindi dal momento che le nostre scuole raccolgono i bambini e i ragazzi e le loro famiglie, perché soprattutto quando i bambini sono piccoli, nidi, infanzia, scuole primaria, le famiglie in tutti i segmenti anagrafici, non solo i genitori ma anche i nonni, sono particolarmente presenti, quindi attraverso la scuola si è cercato anche di intercettare e rispondere a bisogni diversificati. Chiaramente il lavoro di rete ha consentito poi di andare a sviluppare volta per volta singoli argomenti, singoli temi. Non starò qui adesso a toccarli tutti perché effettivamente sono tante le cose che in un anno scolastico ci sono da fare. In questo devo dire che la collaborazione dei singoli istituti scolastici, dei funzionari educativi, degli uffici centrali e territoriali è stata fondamentale, perché ha permesso, se non di risolvere tutti i problemi, quantomeno di impostarne in una maniera ottimale la soluzione. Dal punto di vista organizzativo diciamo che ci si è concentrati proprio nel cercare di portare a sistema delle forme di coordinamento che si sono rivelate utilissime nella gestione delle emergenze di quest'anno. Non vorrei qui stare a fare una geremiade, però effettivamente 2 episodi sismici di grande rilevanza, un'ondata di gelo a gennaio in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche subito dopo le vacanze di Natale e un'ondata di caldo notevole durante questa nostra estate, hanno rappresentato delle sfide importanti all'interno di una situazione che già era emergenziale. Stiamo cercando di lavorare per uscire dall'ottica dell'emergenza e quindi dell'intervento al momento del bisogno e infatti mentre tamponiamo le situazioni critiche che volta per volta si evidenziano e sono sotto gli occhi di tutti, nello stesso momento impostiamo un lavoro di medio-lungo periodo che possa consentire di arrivare alla programmazione. Questo sta nei passi successivi che dobbiamo compiere, ma intanto il modus operandi è ben delineato, ben chiaro. Le forme di coordinamento le abbiamo anche in parte ufficializzate, soprattutto perché avendo a che fare con scuole che appartengono a istituzioni diverse, noi abbiamo 54 scuole comunali, nidi e infanzia e insieme a queste coesistono oltre 100 scuole statali. Far dialogare queste realtà tra di loro non è così semplice come si potrebbe pensare, anche laddove negli istituti comprensivi queste realtà vivono a braccetto, da vicini di casa. Ma spesso si tratta di rapporti condominiali un po' conflittuali e quindi è stato necessario un'attività di coordinamento intensa che ha consentito, mediante gruppi di lavoro, mediante conferenze periodiche, mediante l'individuazione di referenti, e in questo senso voglio davvero ringraziare tutti i dirigenti scolastici, le POSES, i funzionari educativi e gli insegnanti che a titolo volontario e gratuito si sono sobbarcate una serie
cospicua, oserei dire, di riunioni pomeridiane attraverso le quali è stato possibile poi sviluppare alcuni ragionamenti che hanno portato quantomeno ad avere una progettualità condivisa. Uno fra tutti è il regolamento sugli AEC, cioè sugli assistenti educativo-culturali, che è un tema tra l'altro di scottante attualità perché sta iniziando di nuovo l'anno scolastico, si ripropone il problema appunto dell'assegnazione dell'assistente, chiamato una volta assistente di base, ai bambini e ai ragazzi diversamente abili. Ecco, è stato avviato quest'anno un ragionamento che è partito proprio all'interno del nostro municipio, che poi è stato fatto proprio dalla commissione capitolina competente, che vedrà nel corso di questo mese portare all'approvazione in assemblea capitolina di un regolamento sugli assistenti educativo-culturali. E qui davvero c'è stato il frutto, ecco, si è visto il frutto del lavoro pluriprospettico portato avanti dalle diverse componenti che girano intorno poi alla medesima realtà. Importante è stata poi la ristrutturazione della microorganizzazione a cui prima faceva riferimento l'assessore Commis. Infatti abbiamo cercato di individuare quali potessero essere, di concerto ovviamente con le direzioni amministrative, gli uffici che consentissero un più agevole lavoro poi sul campo. Nella ristrutturazione, che diciamo è stata volta soprattutto a superare quelle discrasie territoriali per cui ancora in tanti casi si ragionava come ex nono municipio, ex decimo municipio, questo perlomeno si sta cercando di toglierlo come modo di pensare, perché oggi, volenti o nolenti, con tutti i limiti che ciò comporta, ma anche con le opportunità derivanti, siamo settimo municipio. Si è creato quindi un ufficio 06, che anzi sono due uffici 06, perché uno, e qui voglio veramente sottolineare l'importanza della cosa, perché sapete perfettamente che anche questo tema, e chi magari non è addentro alla questione, è importante che lo sappia, è un tema attualissimo su cui ha legiferato anche lo Stato con uno dei decreti attuativi della legge 107, che è entrato in vigore proprio alla fine di maggio del 2017. Cioè, lo 06 significa ragionare per creare dei poli educativi che quindi vedano l'asilo nido non più come servizio alla persona tout court, cioè come servizio sociale. Oggi ancora gli asili nido rappresentano un ambito di interesse del servizio sociale, ma anche e in alcuni casi soprattutto come il primo segmento educativo. Quindi lavorare insieme, asilo nido, scuola dell'infanzia, spesso asilo nido e scuola dell'infanzia si trovano poi a diretto contatto con la scuola primaria, creando questi poli educativi per cui il bambino non è un pacchetto che si lascia da una parte, si riprende, si deposita da un'altra, ma dovrebbe rappresentare un individuo intorno al quale si costruisce una paideia, cioè una forma di educazione permanente, che è poi una delle grandi sfide che la nostra epoca ci impone. L'altro ufficio 06 si occupa in realtà del raccordo con le scuole statali, quindi se da un lato cerchiamo di fare un lavoro per le nostre scuole comunali, di cui cerchiamo di gestire nella maniera migliore le iscrizioni, la formazione delle sezioni, eccetera, eccetera, e qui vorrei sottolineare il fatto che abbiamo equiparato con un grosso lavoro fatto anche insieme all'assessora capitolina le iscrizioni delle scuole statali alle iscrizioni delle scuole comunali, che invece viaggiavano su due binari paralleli e distinti. Abbiamo creato questo ufficio che funge proprio da raccordo, quindi cercando di separare queste nette divisioni tra comune e Stato nel momento in cui ci troviamo a lavorare su un territorio che poi è un territorio condiviso. Tentiamo di portare avanti una progettualità comune. Devo dire che questo ha consentito già in embrione di vedere qualche risultato positivo e confidiamo che in Fieri ciò rappresenti davvero una scommessa vincente.
Emblema di tutto ciò è la partecipazione dei nostri funzionari educativi e scolastici all'interno dell'ufficio di piano sociale municipale, cioè il nuovo ufficio di piano sociale municipale che porterà proprio adesso alla stesura del nuovo piano sociale del municipio. Entro la fine dell'anno ci sarà invece il piano sociale cittadino, prevede la partecipazione attiva di funzionari dell'area educativa, quindi non separare il sociale dall'educativo, ma pensare insieme in un'unica ottica. Cose diciamo un po' più pragmatiche, un po' più tecniche, rappresentano poi la gestione operativa di alcune problematiche. Una per tutte, l'accesso agli edifici scolastici. L'emergenza sisma ha rappresentato l'evidenza di un problema sottovalutato ma in realtà importante. Come poter accedere agli istituti scolastici dal momento in cui la possibilità di accesso è demandata ad una serie di competenze diversificate? Ecco, questo è un altro problema enorme che intorno alla stessa struttura per risolvere lo stesso problema lavorano realtà differenti che non comunicano e non si parlano. Quando è stato necessario effettuare, e devo dire che il nostro municipio in questo senso è stato proprio virtuoso, perché in occasione degli episodi sismici noi siamo stati in grado, con l'ufficio tecnico che ringrazio, di effettuare tramite l'UOT e tramite l'RSPP controlli su tutte quante le strutture, ovviamente controlli visivi, ma laddove ci fosse il dubbio che ci fossero dei problemi, sono stati poi segnalati alle strutture competenti che sono intervenute con controlli diagnostici più approfonditi, per cui poi abbiamo anche dovuto chiudere alcuni locali e ristrutturarli. Ebbene, l'accesso agli edifici era impedito dal fatto che il municipio non avesse banalmente le chiavi d'accesso. Pur essendo proprietario dei locali, non aveva la possibilità di entrare fisicamente, perché le chiavi d'accesso ce l'aveva il personale ausiliario e bisognava andare a tentare di recuperare queste chiavi. Sarebbero state consegnate ad alcuni uffici nell'ex nono municipio secondo una prassi, nell'ex decimo secondo un'altra. Fatto sta che quando abbiamo cercato di rintracciare queste chiavi, bene che vada, abbiamo trovato delle bacheche mancanti. Laddove invece non è andata bene, abbiamo trovato degli scatoloni con della roba ammucchiata che non si sapeva bene a che cosa corrispondesse, per cui abbiamo avviato la sistematica ricognizione e adesso abbiamo quasi completato, non è ancora completato ma siamo a buon punto, la disponibilità degli accessi a tutti gli edifici, a tutti i 139 plessi scolastici, presso la sala radio della polizia locale, che è effettivamente attiva 24 ore su 24, in qualunque momento si presenti un'emergenza siamo in grado di entrare e di controllare. Allo stesso modo abbiamo avviato, e anche qui siamo un punto discreto, la ricognizione relativa alla presenza di amianto nelle scuole. Purtroppo ancora abbiamo riscontrato la presenza di alcune strutture in amianto non correttamente bonificate e abbiamo provveduto a isolare gli ambienti laddove ci fosse la necessità della bonifica e intervenire attraverso una bonifica. Sempre dal punto di vista della sicurezza, diciamo qui in termini non di safety ma di security, abbiamo invece intensificato i controlli perché gli atti vandalici e le intrusioni quest'anno si sono moltiplicate. Abbiamo avuto addirittura una nostra scuola dell'infanzia in cui ci sono stati una scuola dell'infanzia, in diverse scuole dell'infanzia ce ne sono stati 4, 5 scuole dell'infanzia, quindi diciamo bambini dai 3 ai 6 anni, immaginate quali tipo di oggetti potessero poi esserci all'interno. Addirittura in un nido ci sono state 6 intrusioni, finalizzate poi grosso modo a compiere proprio atti di vandalismo, quindi consumo di yogurt dei bambini, messa a soqquadro degli edifici, anche dispetti un po' brutti regati agli ambienti, e lì abbiamo avviato un'interlocuzione stretta con il Dipartimento SIMU, perché ci siamo resi conto che
Alcuni di questi impianti d'allarme non erano funzionanti da anni, eppure non c'era stato un intervento in tal senso. Ecco, una cosa insomma di cui siamo contenti è che almeno su questo asilo nido, che è stato oggetto di tutti questi tentativi di furti, abbiamo inserito sia il sistema antintrusione che la videosorveglianza, per cui l'ennesimo tentativo di atto vandalico che c'è stato è stato immediatamente vanificato proprio dalla presenza del sistema di allarme. E anche su altre strutture abbiamo fatto inserire ben 6 sistemi antintrusione e con il dipartimento SIMU stiamo lavorando per metterne altri a regime. Si tratta di cose anche abbastanza costose, per le quali ovviamente è necessario un intervento dilazionato nel tempo. Abbiamo poi ovviamente cercato di mettere ordine in tutta una serie di situazioni che rappresentavano dei problemi che spesso si trascinavano di anno in anno senza una effettiva soluzione. Sono singole realtà locali, penso a Piscine Torre Spaccata, dove c'era un groviglio di situazioni che si erano affastellate negli anni, per cui alcuni utenti quest'anno hanno rischiato di non avere il posto nella scuola dell'infanzia comunale perché c'erano delle situazioni giuridicamente diverse. Oggi i controlli sono molto più forti rispetto a quelli che potevano essere qualche anno fa. Alcune regole si sono fatte molto più rigide, nel bene e nel male, perché non sempre la rigidità e il rigore portano poi a vantaggi nella gestione del servizio, però con queste regole del gioco bisogna fare i conti. E abbiamo cercato e penso che abbiamo anche ottenuto di scongiurare il pericolo di arrecare dei danni grossi all'utenza con la chiusura di strutture che invece altrove si è verificata. Anzi, addirittura, insomma, quest'anno stiamo aprendo la nuova sezione ponte di Via Egerio Levio, che con tanta difficoltà era stata conseguita dall'assessore alla scuola precedente, ma che poi non era stato possibile perfezionare proprio per la mancanza di determinati requisiti che invece nel corso di quest'anno educativo e scolastico abbiamo ottenuto. Naturalmente anche qui il lavoro di concerto per quanto riguarda i singoli edifici scolastici con gli altri assessori, in particolare lavori pubblici e mobilità, è stato fondamentale dal punto di vista delle strutture e delle infrastrutture. Già l'assessore al bilancio ha ricordato i vari appalti che con grande difficoltà sono ripartiti. Dico soltanto che lo scorso anno di questi tempi, anzi a luglio, quindi di questi tempi, a luglio non era ancora in essere un appalto di manutenzione ordinaria per le nostre scuole, quindi 139 plessi scolastici da manutenere senza l'appalto attivo per delle anomalie che c'erano state. Abbiamo potuto sbloccare con non poche difficoltà questa situazione e, nonostante l'avvicendarsi di direttori tecnici diversi, però siamo riusciti a portare a casa un importantissimo risultato, che è stato quello di assicurare la ripresa della manutenzione ordinaria alla fine del mese di ottobre 2016, per cui non abbiamo perduto neanche un euro dei denari che erano in bilancio. Abbiamo programmato in maniera molto attenta e anche qui con la partecipazione dei singoli attori delle singole scuole degli interventi che spesso sono stati degli interventi strutturali significativi e importanti. È chiaro, anche qui una goccia nel mare, ma insomma, goccia dopo goccia, il mare piano piano si ingrossa. Stiamo continuando con le manutenzioni ordinarie degli edifici, ovviamente oggi è di attualità. Venerdì 1 settembre si sono riaperte tutte le scuole, perché anche laddove gli studenti ancora non siano entrati, sono entrati tutti quanti gli insegnanti, il personale. La scuola è ripresa dal 1 di settembre e il 1 di settembre la pioggia torrenziale, che è durata un'ora e mezza, ha già causato le prime difficoltà, proprio perché poi le strutture sono tante e la manutenzione ordinaria è fondamentale. Anche qui, attraverso uno strumento che è proprio quello della programmazione triennale, quindi l'accordo quadro che consenta, stiamo proprio adesso nella fase finale di aggiudicazione
di due appalti, perché non abbiamo scelto la strada di un unico appalto che copra tutto il territorio. Innanzitutto, anche qui voglio dire delle cose importanti, come si potenziano le risorse da destinare alle scuole, non solo destinando dei soldi, ma anche e soprattutto destinando delle risorse umane. Prima c'era un unico ufficio che si occupava di tutta l'edilizia pubblica. Oggi sono stati creati due uffici, uno che si occupa dell'edilizia pubblica eccetto le scuole e l'altro che si occupa solo ed esclusivamente delle scuole. Ebbene, questo ufficio è stato poi ulteriormente ripartito in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, per cui abbiamo un funzionario che si occupa esclusivamente di sovrintendere alla manutenzione ordinaria. E la manutenzione ordinaria nuova, quella che adesso sta partendo su base triennale, non sarà gestita da un'unica società, da un'unica ditta, ma attraverso non una lottizzazione, bensì attraverso la definizione di due ambiti territoriali equivalenti, cioè di due ambiti le cui strutture scolastiche sono state accuratamente scelte verificandone la contiguità territoriale, ma non solo, lo stato di conservazione degli edifici, il numero dei plessi, il numero degli studenti per ogni plesso. Quindi abbiamo creato due ambiti territoriali diversi che saranno affidati a due società diverse con un investimento importante nella triennalità che consente quindi anche di avere delle garanzie in più in ordine alla programmazione, e la nuova manutenzione ordinaria ripartirà con queste premesse. Nel frattempo sono contenta di poter dire che anche per quanto riguarda la manutenzione straordinaria siamo riusciti a vincere una sfida contro il tempo, e non era assolutamente certo che questa sfida si potesse effettivamente concludere con una vittoria, riuscendo ad investire i finanziamenti che appunto erano stati stanziati già nel 2015. Più corti. Va bene. E che vi devo dire? Vado avanti. No. Ok. E adesso ho perso il filo del discorso. Sti campanelli a me proprio me ce l'ho in testa. Ho detto tutto. Ok, vabbè, abbiamo lavorato a corcio, sintetizzo, abbiamo lavorato anche sul... no, però questo lo devo dire, perché abbiamo aperto tutti e otto i cantieri della... Gli applausi non sono... Allora, applausi no, è uscito l'applauso anche a me, quindi... E quindi siccome insomma questo è stato effettivamente un lavoro che ha permesso di portare a frutto questi finanziamenti che erano già stati ottenuti da due anni a questa parte, è proprio fondamentale che tutta la cittadinanza insomma questo lo sappia. Sulla progettazione quindi sorvolo, ma anche qui insomma abbiamo cercato di impostare un lavoro in concerto con le scuole. Una cosa, permettetemi di dirla, anzi due. Una è stata quella di aver dato come assessorato un impulso alle scuole assegnando lo scorso anno, abbiamo messo insieme diciamo dei fondi che abbiamo recuperato con l'assessore al bilancio da diverse voci, e 19.000 euro li abbiamo resi disponibili per le scuole statali, perché le scuole statali non avevano diciamo adeguati stanziamenti da parte dello Stato. Per certi versi le scuole comunali sono un po' più ricche in un certo senso, e li abbiamo resi disponibili per progetti che i 19 istituti comprensivi del nostro territorio avessero presentato in tema di partecipazione attiva, cioè manutenzione partecipata e mobilità sostenibile. Abbiamo finanziato 5 progetti e in alcuni casi sono state, in tutti i casi, ma in alcuni veramente dei risultati eclatanti. Io vi invito davvero ad andare al Quadraro, dove hanno realizzato delle cose straordinarie. La comunità scolastica, o la partecipazione dei genitori con questo finanziamento di
4.000 euro da parte del municipio e davvero hanno fatto delle cose strepitose. Sono stata proprio felice ed emozionata di inaugurare insieme con i genitori, che erano chiaramente molto soddisfatti, e con i ragazzi, che hanno visto come la cura del bene comune poi di fatto porti a dei risultati assolutamente insperati. Abbiamo cercato di sostenere in questo senso anche un'adeguata linea politica comunale, tant'è vero che abbiamo ottenuto che il comune concedesse alle singole scuole statali dei contributi per la piccola manutenzione, per cui da quest'anno non ci sarà più bisogno che il municipio cerchi con le sue piccole forze di destinare queste risorse alle scuole, perché tutte le scuole statali, gli istituti comprensivi che ne abbiano fatto domanda entro luglio, hanno adesso accreditati dei fondi da parte del comune, che variano dai 6.000 ai 10.000 euro per ogni istituto comprensivo in base alla complessità dell'istituto, e anche in questo siamo stati promotori proprio di un'azione di cui siamo convinti della necessità assoluta. La seconda cosa che volevo dire sulla progettazione è che abbiamo portato avanti la settimana della scuola pubblica del settimo municipio, quindi un'iniziativa che era stata avviata nel corso della precedente consigliatura con l'assessore che mi ha preceduto, che, a cui avevo partecipato come mamma, come insegnante, che abbiamo continuato a sostenere, per cui quest'anno abbiamo svolto la seconda edizione e abbiamo già progettato la terza, che abbiamo deciso di collocare non più a maggio ma ad aprile, venendo incontro non solo alle richieste e suggerimenti delle scuole, ma anche scegliendo un periodo che sia significativo. La svolgeremo dal 16 al 22 aprile, inglobando all'interno di questa settimana due date molto importanti a livello simbolico: per Roma il 21 aprile, la fondazione mitica di Roma, e per il nostro territorio in particolare il 17 aprile, il ricordo del rastrellamento del Quadraro, a proposito del quale stiamo coadiuvando il comune per celebrare la consegna delle medaglie ai superstiti di quei fatti e ai loro familiari. Quindi questo mi sembrava particolarmente importante dirlo. Salto quindi tutto il resto, vado alle politiche culturali. Due cose però le devo dire: abbiamo fatto politiche culturali per 8 mesi avendo 0 fondi in bilancio, quindi siamo riusciti a realizzare tutta una serie di cose lavorando sempre di concerto con le realtà locali. Insieme alla commissione abbiamo rimesso su il registro delle associazioni culturali, abbiamo fatto conferenze periodiche con gli operatori culturali, abbiamo ascoltato i comitati di quartiere, i comitati scolastici, abbiamo cercato di mettere insieme tutte quante le realtà, tant'è vero che adesso stiamo per pubblicare un catalogo di progetti che le associazioni culturali offrono alle scuole, ed è l'11 settembre la scadenza, in modo tale da arrivare ad offrire questo catalogo in tempo utile per le singole scuole che devono approvare i piani dell'offerta formativa entro il 30 ottobre. Ebbene, fare tante cose, tra cui anche manifestazioni importanti come la Festa della Musica che abbiamo realizzato il 21 giugno in diversi territori, ma il nostro municipio in particolare, lavorando insieme con il primo municipio, ha realizzato un'iniziativa importante a Viale Castrense, su cui c'è tutto un lavoro di progettazione urbana che stiamo portando avanti come giunta e che procede anche abbastanza velocemente insieme con i cittadini. Abbiamo realizzato Acque Settime, l'edizione zero di una iniziativa che riteniamo sia veramente importante non solo dal punto di vista culturale, ma anche come promozione turistica del nostro territorio. Stiamo dando attuazione a una serie di atti che sono stati votati da questo Consiglio Municipale proprio nell'ottica della valorizzazione culturale e produttiva del territorio. Quindi fare tutto questo a 0 euro, direi che di per sé è stata una sfida grossa. Ho il piacere di dire qui che adesso abbiamo ottenuto con l'assestamento di bilancio 24.900 euro, per cui questi 4 mesi, questo quadrimestre, lo potremo realizzare finalmente con dei fondi di bilancio, che è una cosa importantissima, perché da qualche anno purtroppo in questo municipio non c'era stato più uno stanziamento economico che sostenesse la progettazione culturale. Ho sforato, e quindi diciamo
Per lo sport dico soltanto che vi invito alle Settembriadi, dal 18 al 24 di settembre riapriamo quest'anno per la prima volta in concomitanza con l'inizio delle lezioni scolastiche i centri sportivi municipali, il che mi sembra un buon risultato. Ma prima di tutto vorrei concludere, no scusate, con un ricordo. Per favore, niente applausi. Fondamentale, perché io tutto questo l'ho realizzato partendo con una compagna di viaggio che oggi non è fisicamente tra noi e quindi io ci tenevo particolarmente, insomma, nei ringraziamenti collettivi a rivolgere questo ringraziamento a Caterina, perché sono sicura che in qualche modo con noi ci sia. Non riusciamo a evitare gli applausi, vedo. Brava, molto. Sì, devo dire che è andata sicuramente oltre, mi dispiace per quelli che seguiranno magari, che forse ai quali chiederò di... Capisco che c'erano molte cose da dire. Allora, il prossimo è l'assessore Accoto. Grazie, grazie ai presenti. Ci scusate se qualcuno si è dilungato, ma esprimere il lavoro fatto in 12 mesi non è facile, ma soprattutto per alcuni di noi che hanno determinate deleghe importanti, così come è stato quello di Elena che ha appena rappresentato la scuola, è faticoso ma soprattutto lungo, ed è giusto che i cittadini qui presenti, che rappresentiamo un po' tutti, sappiano quello che è stato il lavoro svolto. Quindi abbiate un po' di pazienza, scusateci per il ritardo, scusate anche tutti i consiglieri, ma penso che sia giusto esporre il più possibile il lavoro fatto, perché è stato veramente impegnativo. A differenza di altri, io ho deleghe che comunque in un anno ha portato dei risultati, ma non quelli sperati, perché comunque prevede degli obiettivi a lungo periodo, e visto anche quello che è stato un po' il lascito degli anni precedenti, perché comunque è un settore, quello dell'attività produttiva e il commercio, che non si risolve, è un problema nell'arco di 12 mesi o poco più. È un impegno che va preso, che va portato a lungo termine, bisogna lavorare, bisogna trovare dei fondi, bisogna adeguarsi anche a quelle che sono le caratteristiche di cambiamento del commercio, delle esigenze economiche all'interno di un paese. L'Italia, come sappiamo, sta attraversando un periodo non facile economicamente, così come tutta l'Europa, e questo si ripercuote sul commercio, si ripercuote anche sulle attività produttive, soprattutto con grosse difficoltà. E una delle spade di Damocle che mi è toccato è quello anche soprattutto del commercio ambulante, vedi le cosiddette bancarelle del nostro municipio, che sono tantissime. Vado ad esporre e a leggere, soprattutto per sintesi, per non andare a braccio e dilungarmi ancora, per brevità di tempi e per arrivare al sodo, a quello che sono le richieste dei cittadini e il lavoro fatto sia da noi come giunta, come consiglieri, come presidenti di commissione, soprattutto anche degli uffici dei municipi, che ci hanno aiutato tantissimo fino adesso e che siamo sicuri che continueranno a fare. Allora, questo appuntamento è utile per fare insieme una verifica su quanto abbiamo concretamente saputo realizzare ad un anno di distanza dal mandato elettorale, cercando di attuare al meglio il programma presentato ai cittadini. Cercherò di fare un quadro quanto più possibile sintetico e semplice, ma al tempo stesso completo dell'attività svolta. Appena insediati, il sottoscritto, di concerto con l'assessore Salvatore Vivace, abbiamo fatto sì che venisse rinnovata la convenzione, in scadenza nel mese di agosto 2016, per altri 3 anni, affinché si procedesse con l'iter per il trasferimento del mercato di Via Valesio, in sede impropria da circa 60 anni, all'interno del centro commerciale Appio, sollecitando così la nomina del collegio di vigilanza affinché monitorasse l'attuazione dell'accordo di programma. Ad oggi è stato approvato il progetto definitivo ed ora è in attesa di vagliare il progetto esecutivo e successivo bando per gli appalti e lavori. Sono state presentate in Dipartimento Attività Produttive le iniziative di sviluppo e rilancio dei mercati rionali in sede fissa, coperti e plateatici attrezzati. A fronte di ciò abbiamo provveduto ad indire un bando per la riqualificazione e la riorganizzazione del mercato rionale di Quarto Miglio, ormai in uno stato di abbandono, ascoltando soprattutto le richieste da parte dei cittadini.
Nel piano di interventi per il 2017 sono previsti investimenti pari a 215.000 euro per questo mercato e 282.000 euro complessivi per adeguamento e prevenzione incendi sia per il mercato Tuscolano Terzo che per il mercato Metronio. Il mercato Metronio andrebbe totalmente ristrutturato e rifatto, quindi ripensato insieme ai cittadini e soprattutto adeguarlo a quelle che sono le richieste oggi del mercato stesso, del commercio in sede fissa. Stiamo lavorando anche per altri mercati in sede impropria, quali Cogli Albani, Via Orvieto, Piazza dei Tribuni, studiando la possibilità di farli diventare plateatici attrezzati secondo le nuove esigenze. Per ultimo, ma non meno importante, lo studio per il rilancio e la riorganizzazione del mercato storico di Via Sannio. È in fase di ultimazione il piano di destinazione delle aree del municipio per manifestazioni, eventi, feste, fiere, mercatini natalizi ed altre iniziative, inserendo anche la periferia. Rispetto al passato c'è stato un maggiore controllo e repressione dell'abusivismo commerciale sia su via Tuscolana che le vie limitrofe, via Appianuova, via Sannio e piazzale Nagnina, e questo bisogna dare atto anche all'intervento della Polizia Locale che nella loro pagina Facebook giornalmente continuano ad inserire gli interventi che fanno. Ho contribuito e collaborato con il Presidente di Commissione Capitolina Attività Produttive e Sviluppo Economico, Andrea Coglia, alla stesura del nuovo regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche, approvato con delibera numero 30 del 1 giugno 2017. Insieme alla Presidente faccio parte dell'Osservatorio Sicurezza con la partecipazione attiva di viceprefetti, delegati dalla Sindaca, Polizia di Stato, tutti i commissari locali, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con lo scopo di monitorare il territorio e gestire situazioni di pericolo, sicurezza, prostituzione, degrado e abusivismo. E addirittura di arrivo alla delocalizzazione degli ambulanti di via Tuscolano e via Appia. A fronte di ciò, il 7 settembre, sia dopodomani, incontreremo nella Sala Rossa del Municipio, insieme agli uffici preposti, le associazioni di categoria per presentare loro i diversi progetti di aree adibite a banchi a rotazione. Per la prima volta, grazie al lavoro comune tra i vari uffici municipali coordinati dal direttore Marcello Menichini, la Polizia Locale di Roma Capitale è giunta, è in fase di completamento il piano di riassetto delle 313 postazioni adibite al commercio su aree pubbliche affinché si rispettino tutte le norme vigenti. Parliamo di fiorai, bancarelle sparse per tutto il territorio di dimensioni ormai non c'ha più limite e quindi queste dovranno essere regolamentate definitivamente. È in atto il controllo e la repressione per l'abusivismo delle insegne pubblicitarie. Di concerto con l'ufficio tributi stiamo monitorando la regolarità dei pagamenti del canone occupazione suolo su aree pubbliche ed il canone delle insegne e pubblicità. Nell'intento di portare a termine quanto previsto dalle deleghe, sono in continuo contatto con il territorio affinché si possano studiare progetti e metterli in campo dove sviluppo, domanda e offerta si incontrano per una maggiore fruizione dei servizi della città. Dopo un anno di lavoro mi sento di dire che molti dei punti del programma elettorale sono stati realizzati e che i restanti sono in itinere. Tra i cittadini la percezione del cambiamento si consolida e si rafforza quotidianamente. Ancora c'è tanto da fare e siamo convinti che con il massimo impegno e lavoro si possono raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Questi risultati li abbiamo potuti raggiungere in primis grazie alla Presidente Monica Lozzi, al dialogo, all'impegno incondizionato, alla valorizzazione di tutte le risorse possibili e di quelle sinergie che hanno permesso di concretizzare i risultati. Insieme al lavoro dei consiglieri e i presidenti di commissione abbiamo portato un nuovo modo di fare politica, basata sulla presenza e il lavoro di gruppo, ed invito tutti a non essere più solo spettatori, ma attori protagonisti per un cambiamento radicale a vantaggio di tutti noi. Grazie. Devo richiamarvi all'ordine, no applausi. Allora, lascio la parola all'assessore Commisso per la relazione. Grazie. Allora, io leggerò la relazione preparata dall'assessore Mammì perché non è potuta essere qui per questi, sia perché cioè alla fase conclusiva di gravidanza, quindi
Abbiamo preferito che fossimo noi a leggere, sebbene lei volesse essere presente. Allora, da un punto di vista logico io vi spiego come è stata organizzata questa relazione. È stata divisa in macro temi, quindi vi leggerò il titolo e poi vi spiegherò sostanzialmente quello che è stato fatto. La prima, diciamo quello che emerge, come dicevo io anche nel mio intervento, è che c'è stata, e anche gli altri, c'è stata la sorta di programmazione che, come abbiamo detto, è la chiave di volta di tutto, e anche sul sociale abbiamo iniziato a programmare. Il primo intervento importante di programmazione non è altro che il nuovo piano sociale municipale, ecco perché c'è stato l'ufficio di piano del municipio che ha l'obiettivo, attraverso, che ha iniziato una serie di incontri e che dovrà terminare in questi giorni, ha iniziato una serie di incontri con tutte le parti sociali, con tutti gli attori sul sociale, per addivenire ad una sorta di programmazione reale in relazione ai bisogni che il municipio ha effettivo, perché ogni municipio è caratterizzato da necessità differenti l'uno dall'altro, quindi è stata una complessa attività che doterà di fatto una programmazione sul sociale il territorio e avrà l'obiettivo quindi appunto di agire sostanzialmente dove è fondamentale agire. Contestualmente è avvenuta anche, questa è un'altra cosa, una riprogrammazione dei progetti della legge 285, la legge 285 che è sempre relativa al sociale, perché si è proceduti secondo una nostra l'indirizzo ad una equa distribuzione su tutto il territorio del municipio, senza concentrare soprattutto degli interventi o comunque dei servizi su una parte soltanto, ma il nostro municipio prende dal centro fino all'estrema periferia ed è giusto che tutte le parti del municipio godano di servizi soprattutto sociali. Per quanto riguarda invece il servizio di assistenza ai bambini disabili nelle scuole, quindi il servizio EC, noi abbiamo già dato, secondo una direttiva di giunta, stimolato, diciamo, la pubblicazione di un bando aperto in cui è già stato emanato, ci sono tutte le coperture possibili per la copertura del servizio e quindi il 15 settembre ci sarà l'apertura delle scuole con la copertura di tutto, quindi garantendo ai circa 500 bambini disabili, più di 500, però minimo 500, poco più di 500, l'assistenza e il diritto di poter usufruire di ciò che per loro è fondamentale, cioè l'istruzione scolastica. Sono inoltre stati effettuati tavoli di concerto con associazioni, organismi per la disamina del regolamento comunale sugli AEC, non c'è stato mai un regolamento sugli AEC e quindi dopo vari interventi correttivi è stato proposto dal punto di vista politico nostro le varie correzioni che dovranno essere fatte sul regolamento e che porterà quindi all'emanazione del regolamento sul servizio dei bambini disabili nelle scuole. I punti salienti del regolamento sono innanzitutto l'allocazione del servizio nelle competenze del Dipartimento Scuola, ma quello che a me piace sottolineare è che ci sarà l'uniformità del servizio su tutto il territorio romano. Vi faccio un esempio, abbiamo scoperto che ogni municipio fornisce un servizio orario ai bambini disabili diversi l'uno dall'altro, non è possibile, perché chi abita a Cinecittà deve essere, il bambino disabile che abita a Cinecittà deve essere svantaggiato rispetto a uno che abita magari in centro, quindi c'è un divario enorme. Faccio degli esempi, ci sono municipi che hanno dei servizi che riescono a fornire anche 25 ore settimanali e altri che ne riuscivano a fornire 8, quindi l'obiettivo di uniformare il servizio è molto importante. Un altro aspetto che è stato toccato è l'assistenza domiciliare, quindi SAIS e SAIS, ossia assistenza domiciliare sia alle persone adulte minori che alle persone anziane. Abbiamo proceduto ad efficientare il servizio ed è stato sostanzialmente garantendo l'accessibilità all'assistenza diretta e indiretta, perché secondo la 355, che è la normativa di riferimento, l'utente ha diritto a scegliere
nei casi specifici, non sempre, perché ci sono delle ipotesi in cui è necessario l'intervento diretto sia attraverso cooperative, ma può scegliere di utilizzare quei fondi e di assistersi attraverso delle procedure che prevedono l'assunzione di personale qualificato direttamente, no, senza passare tramite un soggetto esterno che potrebbe essere una cooperativa, mentre ad oggi è sostanzialmente organizzato in quel modo, non abbiamo trovato una macchina organizzata attraverso le cooperative. Si è proceduto poi ad una rivalutazione degli utenti in carico e delle liste d'attesa, rivalutazione per meglio adempiere la normativa di riferimento, perché quelle valutazioni, i pacchetti che venivano dati fino ad oggi erano soggetti, diciamo, molto discutibili sulla questione normativa. C'è da sottolineare un altro importante intervento: attraverso una collaborazione con l'assessore sociale si è arrivati anche l'assessore è arrivato anche ad avere un potenziale abbattimento delle liste d'attesa. Stiamo parlando di numeri importanti che, quando verranno fatte, saranno a momenti, sarà poi pubblicizzato. Un altro importante risultato è stato nell'ambito dei centri antiviolenza e dei centri famiglia. Come Comune di Roma abbiamo partecipato al bando a favore dei centri antiviolenza, quindi a favore di questa attività, e ci siamo subito posti come municipio, ci siamo resi disponibili a ospitare un centro antiviolenza nel nostro territorio. Abbiamo già scelto la location, diciamo, il luogo, che sarà a Villa Lazzaroni, dove appunto ci sarà un centro antiviolenza. Allo stesso modo abbiamo partecipato anche ad altri bandi regionali, tra cui quelli sulle nuove case centri famiglia, con l'obiettivo di incrementare i servizi che noi già diamo e rendendoci disponibili, quindi attraverso una coprogettazione con molte associazioni che si sono resi disponibile, presentando dei bandi secondo appunto i capitolati relativi ai bandi regionali, ci siamo resi disponibili a mettere a disposizione i nostri immobili, quali nella sede del centro famiglie Villa Lais e nel centro famiglie Legani, per garantire un'estensione dei servizi per i minori, per i centri appunto, soprattutto per i minori, per i centri appunto famiglia. Quest'anno il municipio, poi, per quanto riguarda gli interventi estivi di tutela, socializzazione e sostegno agli anziani, ha garantito, dopo regolare manifestazioni di interesse, la realizzazione di un soggiorno diurno destinato agli anziani autosufficienti del territorio, denominati appunto punti blu. È una sorta di sono stati destinati a degli anziani che avevano necessità una piccola distrazione, delle piccole vacanze, precisamente a Focene, e divise in due turni, dal 24 luglio al 5 agosto un turno e dal 7 agosto al 19 agosto il secondo. Ognuno dei turni ha visto la partecipazione di quasi 50 anziani, con il completamento delle liste d'attesa. Il municipio così ha voluto fornire risposte efficaci alle difficoltà relazionali e socio-economico esistenti, considerate le analisi effettuate in questi anni circa i bisogni reali degli anziani presenti sul territorio. La finalità dell'iniziativa è stata quella di fornire agli anziani autosufficienti che vivono queste difficoltà uno spazio dove trovare adeguati punti di svago e condivisione, che prevengono potenziali situazioni di isolamento sociale e relazionale, la cui maggiore incidenza si ha proprio nel periodo estivo, quando gli anziani sono ancora più alto rischio di emarginazione. Un altro punto importante è stata l'istituzione del punto unico d'accesso. Che cos'è? È il punto unico è il primo approccio che l'utente che vuole avere, ricevere delle informazioni sugli servizi sociali forniti dal municipio approccia. Quindi fino adesso è basato sul segretariato sociale. Mi preme sottolineare che il segretariato sociale è gestito da una cooperativa esterna, e a noi sembrava un po' paradossale che il primo punto d'approccio
sui servizi sociali fosse gestito dall'esterno. Il primo punto d'approccio dovrebbe essere gestito internamente o comunque in collaborazione anche con altri enti pubblici quali l'ASL. È per questo che sui PU abbiamo stipulato, è stato stipulato un protocollo d'intesa con l'ASL e quindi sono stati destinati due punti d'accesso, quindi due luoghi in cui il cittadino che ha bisogno del servizio e si interfaccia per la prima volta con i servizi sociali del municipio può attingere, sono uno a Villa Lazzaroni e l'altro nella sede dell'ASL a Via Antistio, quindi qui sulla, in zona Cinecittà. E dal prossimo anno, dal 2018, partirà quindi questo servizio internalizzato, diciamo, stato un po' internalizzato, mentre fino a fine anno continuerà il segretariato sociale come era prima, garantendo il servizio così come era prima. Sono stati poi dei singoli progetti attuati, quali per esempio l'istituzione dell'albo delle associazioni, dei movimenti e le organizzazioni di genere nel municipio VII, per garantire innanzitutto una conoscenza di quante associazioni esistono, chiaramente un registro aperto, quante associazioni esistono che si occupano di violenza di genere o comunque della questione, di modo che si possa avere già conoscere l'interlocutore nel momento in cui si volessero programmare ed effettuare dei progetti. Altri piccoli progetti fatti sono stati istituiti, è stato emanato e sta per essere realizzato il Baby Pit Stop, quindi attraverso una collaborazione anche con IKEA che fornirà i materiali e l'UNICEF per l'allestimento del punto unico, verrà realizzato nell'androne dell'anagrafico, quindi in sala d'aspetto degli anagrafici, dove appunto le persone che ci sarà una zona che è destinata all'allattamento. Abbiamo rinnovato poi l'affidamento di un'area verde di pertinenza del municipio, che è qui appunto all'interno della zona Cinecittà, per la prosecuzione, è stato un progetto da proseguire, denominato chilometro corto, che consente agli utenti del centro diurno, cioè quindi del DSM al terzo piano, di vivere un'esperienza che permetta loro di sopportare la sofferenza psichica. In collaborazione con AMA poi abbiamo stipulato un progetto, un protocollo che vedrà la collaborazione e l'utilizzo di risorse che ricadono all'interno del progetto delle borse lavoro, quindi in cui il municipio cerca di evitare l'emarginazione sociale da un punto di vista lavorativo di alcuni soggetti, per destinandoli alla pulizia delle strade e per tutto quello che l'AMA dovrà gestire secondo il contratto di servizi. Quindi è una collaborazione con AMA che è stata realizzata e che continueremo a fare. A seguito della convenzione tra Assessorato Politica e Sociale e Tribunale di Roma, questa importante, è stato poi firmato un accordo per l'utilizzo di alcuni potenziali, ecco, condannati, nel senso che ci sono dei reati talmente blandi che non necessariamente devono essere puniti con la reclusione, ma possono essere puniti anche con interventi di lavori sociali. Quindi noi ci siamo resi disponibili come municipio ad accogliere fino a 30 persone per lavori socialmente utili che abbiamo deciso di destinare appunto al verde, dove c'è la carenza maggiore. Quindi avrà una funzione anche rieducativa importante, perché la rieducazione per quei soggetti che hanno avuto una condanna piccola non deve essere necessariamente il carcere, ma molto spesso i lavori socialmente utili sono più rieducativi del carcere in questo aspetto. Stiamo lavorando poi ad un progetto che partirà con il nuovo anno, che include 13 donne e che prevederà l'utilizzo di beni confiscati alla mafia, su cui, come dicevamo, abbiamo già trovato i fondi, c'è già il progetto e sono stati, quando verrà pubblicato saranno date i particolari. E inoltre un'altra cosa importante che con l'ausilio anche degli uffici degli assistenti sociali abbiamo elaborato un progetto che pubblicizzi e favorisca l'affido volto al reperimento e alla formazione di famiglie affidatarie. Diciamo che ad oggi ci sono molti bambini che finiscono in casa famiglia per innumerevoli questioni. La casa famiglia, diciamo, è sì un qualcosa, ma è molto fredda, manca dell'affetto che chiaramente una famiglia potrebbe dare al bambino che purtroppo non può stare con i genitori
o altre questioni. Quindi molto spesso ci sono molte famiglie che hanno la volontà di prendere in affido questi bambini, ma hanno paura perché non sanno cosa devono affrontare. Ecco, noi stiamo cercando attraverso un progetto di sensibilizzare, di fornire delle informazioni necessarie alle famiglie affinché loro siano già coscienti a cosa andranno incontro, e quindi favorendo l'affido piuttosto che mettere in casa e famiglia dei bambini, dei bambini. Un'altra attività è stata con la collaborazione con altri istituti caritatevoli, per esempio l'IPAB, tra cui abbiamo istituito, con la delibera di giunta del luglio 2017, abbiamo rinnovato un accordo, abbiamo specificato degli accordi. Alla fine è importante che gli istituti, sempre che danno servizi sociali, collaborino con il municipio, in quanto il municipio, e soprattutto questo municipio, ha liste d'attese infinite che da solo non è in grado di sostenere. Quindi qualora ci fosse una istituzione caritatevole comunque che fosse disponibile a dare dei servizi, perché non attingere da una collaborazione con il municipio? Quindi questo è stato anche un altro risultato, quindi il protocollo e l'accordo rinnovato. Questi sono generalmente i risultati ottenuti. Mi dispiace che l'assessore alle politiche sociali non è potuta esserci qua, perché sicuramente sarebbe stata molto più brava di me a descrivere il suo operato. Grazie. E ora l'ultimo intervento, l'assessore Vivace. Buonasera a tutti, grazie Presidente, buonasera consiglieri. È passato un anno, anzi di più, come vola il tempo. Ancora ricordo le nostre primissime riunioni per cominciare ad affrontare l'amministrazione di questo territorio. Ricordo molto bene i nostri primi obiettivi, che per alcuni erano troppo ambiziosi, difficili da raggiungere, addirittura impossibili. Per alcuni addirittura non di nostra competenza. Guai ad occuparsi delle cose dei cittadini se non è di tua competenza. Beh, questa è la frase che ci ha fatto sempre più arrabbiare, insieme a un'altra frase: non si può fare. Quindi per noi il primissimo obiettivo è stato raggiunto subito, ovvero quello di bandire per noi la frase «non è di nostra competenza». Appena insediati, la Presidente Monica Lossi e i consiglieri di maggioranza hanno avuto le idee molto chiare. La prima cosa che mi è stata chiesta è quella di recuperare lo stato di sicurezza delle nostre strade. Per questo mi è stato chiesto di portare sul territorio un intervento importante al mese, perché non basta tappare le buche per avere la sicurezza stradale. La nostra idea è molto semplice, molto chiara. Sulle strade vogliamo intervenire in maniera definitiva, queste vanno rifatte in profondità. Abbiamo ereditato un comparto stradale che dal punto di vista manutentivo era devastante. Abbiamo più di 1200 strade, moltissime delle quali sono completamente da rifare e che hanno delle competenze più diversificate. Alcune sono in nostro carico manutentivo, la maggioranza, alcune intorno al 10-15% in carico al Dipartimento SIMU, altre invece se le sono dimenticate perché non sono in carico manutentivo da nessuno, in particolare quelle private aperte al pubblico. Inoltre abbiamo ereditato una situazione degli uffici tecnici molto difficile. Tra ex nono ed ex decimo vi erano procedure completamente diverse sulla manutenzione delle strade, sui bandi, sugli appalti e sulla metodologia di intervento, e per questo abbiamo avviato una strategia di intervento molto precisa e pragmatica, anche molto semplice nel suo complesso, che ci ha permesso di far partire tutta la macchina. Si divide in tre parti: breve termine, medio termine e lungo termine. La breve termine consiste nel cercare e trovare tutti i fondi possibili sulla manutenzione strade, metterli a regime con regolari appalti. La breve termine consiste anche nell'istituire un rapporto con le società di sottoservizi, tale per cui si potesse arrivare addirittura a programmare insieme i lavori di ammodernamento delle reti. Difatti le sottoservizi, come Italgas e ACEA ad esempio, da regolamento scavi devono ripristinare il manto stradale a seguito di un loro passaggio. Questo rapporto ha permesso di poter ottimizzare tutti gli interventi sulle nostre strade, che siano municipali o comunali, oppure delle sottoservizi, cercando di evitare per quanto possibile l'accavallamento dei lavori. Abbiamo fatto un piano triennale con le sottoservizi e sta andando a regime proprio in questi mesi. Mi piace ricordare che tutte le società di sottoservizi eseguono i lavori di ammodernamento delle reti e successivi ripristini stradali con denaro preso in bolletta da tutti i cittadini. Per questo lo consideriamo sempre soldi pubblici. Oltre al concetto che la Presidente
che la Presidente ci ha sempre inculcato fin dal primo giorno. Bisogna interessarsi ed occuparsi di tutti i lavori che vengono fatti nel nostro municipio, a prescindere dalle competenze o da chi li esegue. Anzi, se eseguiti da altri, l'attenzione deve essere maggiore. Medio termine, effettuare tutte le progettazioni in straordinario per il rifacimento di alcune strade che per in ordinario non si possono fare, e per essere risolte bisogna scavare più in basso degli 11-13 cm, arrivando a spessori fino di 32 o anche 40 cm, come abbiamo fatto su via Puglia, come si dovrà fare su via Foligno o via Carnevale. In più, nel medio termine ci siamo fissati l'obiettivo di riscrivere tutti gli uffici, unificarli, dando loro la possibilità di lavorare meglio con dei protocolli di intervento uguali per tutti, e sono stati istituiti, per raggiungere il nostro obiettivo di programma, dei nuovi uffici, ovvero quello di controllo, l'ufficio di controllo delle opere e dei sottoservizi, l'ufficio di controllo delle opere a scomputo e l'ufficio urbanistica municipale. Questi erano uffici che erano inesistenti nel nostro territorio. Ricordiamo che noi siamo la 13ª città d'Italia come popolazione, non avere un ufficio che si occupi di urbanistica non va bene. La parte a lungo termine è un po' più ambiziosa, ovvero riuscire a prendere la competenza in carico manutentivo di tutto ciò che è all'interno del perimetro del 7° municipio. Lo stiamo già facendo. Abbiamo già richiesto la presa in carico manutentivo di diverse strade private aperte al pubblico, e man mano che ci arrivano i fondi lo faremo anche su tutte le altre. Dal punto di vista della grande viabilità, ovvero delle strade dipartimentali, abbiamo già sviluppato e sperimentato un decentramento di fatto, tant'è che abbiamo immediatamente instaurato un rapporto con il Dipartimento SIMU, tale per cui si è potuto concertare lavori ed interventi, accogliendo tutte le nostre richieste. Questa metodologia di lavoro ha permesso una gestione ed un controllo condiviso degli interventi, che ha portato ad un miglioramento del lavoro sia da parte del Dipartimento SIMU che dei nostri uffici tecnici, perché quando si collabora e si condivide, si cresce tutti insieme. Grazie a questa esperienza è ragionevole pensare, mi rivolgo alla delega al decentramento, che la grande viabilità possa essere decentrata al nostro municipio. Un altro grande nostro obiettivo era quello di risolvere 4 cronici problemi che attanagliavano il nostro territorio, per la quale la Presidente ci aveva detto: se non li risolviamo in un anno ce ne andiamo. E devo andare veloce. Come il recupero di Viale Giulia Agricola, luogo stuprato dal mondo affaristico speculativo della vecchia Roma. Viale Furio Camillo, dove i marciapiedi per anni sono stati oggetto di incidenti, e per i pedoni. Vedi, è meglio che vado veloce. Assessore, può leggere anche respirando, non la fermerò. Ma siccome abbiamo fatto tanto. Allora, come Viale Furio Camillo, dove i marciapiedi per anni sono stato oggetto di incidenti per i pedoni a causa della pavimentazione saltata, via il Balonga, dove da molti anni persisteva una sosta selvaggia insostenibile e dove da 2 anni era presente una viabilità provvisoria formata da New Jersey in plastica. Tutto questo in una delle zone più belle del nostro territorio. O come via Luigi Schiamonetti, matassa impossibile da sbrogliare secondo alcuni, ma dove per molti anni i cittadini hanno subito una strada devastata. Ebbene, abbiamo risolto tutti e 4 i problemi. Queste sono state 4 situazioni emblematiche che ci hanno permesso di capire il sistema amministrativo di questa città. Le prime risposte che ci venivano date erano sempre le solite: non è di nostra competenza o non si può fare. Quella strada è consortile, su quella strada c'è un PUP, su quell'altro il progetto non l'abbiamo fatto noi, eccetera, eccetera. Quindi l'unica soluzione che ci veniva prospettata era quella di scrivere a chi di competenza. Peccato che, leggendo gli atti, abbiamo scoperto che i nostri predecessori scrivevano e come, chiedendo a chi di competenza la soluzione di questi problemi, ma nulla era stato fatto. Abbiamo quindi deciso di saltare completamente questa fase, decidendo di andare direttamente nei dipartimenti, come avevamo promesso, visto che sono persone e non entità astratte, persone con le quali si può lavorare, studiare e trovare soluzioni, perché quando si lavora nell'interesse della collettività nessuno ti chiude la porta in faccia o non si ha certo paura di chiedere qualcosa che va al di là delle proprie competenze. Senza questo tipo di lavoro non risolvi nulla e il nostro territorio non lo migliori scrivendo delle lettere. Viale Giulia Agricola, dopo la prima risposta non si può fare, abbiamo scoperto, studiando le sentenze, studiando tutti gli atti amministrativi, che si poteva fare come. Difatti è stato fatto. Abbiamo progettato e ripristinato la pista ciclabile esistente. Abbiamo preparato gli alloggi per i futuri alberi che a breve saranno messi. Inoltre notavamo che tutti gli attraversamenti di Viale Giulia Agricola, dove c'erano le strisce pedonali,
erano oggetto di sosta selvaggia che precludeva il loro utilizzo. Risolviamo così anche tutte le intersezioni di Viale Giulia Agricola, recuperando parcheggi per i motorini, salvaguardando pedoni. Ad oggi finalmente una prima rigenerazione urbana è avvenuta e noi cercheremo di collegare la ciclabile di Giulia Agricola con quella esistente di Nubiliore fino a quella di Viale Palmiro Togliatti, così da creare finalmente quell'asse da tutti sperato, Prenestina fino al Parco degli Acquedotti. Via Luigi Schiavonetti, strada fatta da un consorzio ma mai presa in carico da nessuno, quindi in stato manutentivo di abbandono sia dal punto di vista tecnico che giuridico. Anni di mancata presa in carico, anni di invecchiamento della strada, anni di incidenti. Studiando gli atti precedenti, pare che il consorzio negli anni era sembrato disponibile ad intervenire su quella strada e quindi ci parliamo, facciamo diversi incontri. Di fatto negli anni non era mai intervenuta. Lamentavano la mancata presa in carico appunto dell'amministrazione anche quando l'avevano finita. Così il 2 dicembre 2016 scrissi una nota e la inviamo a tutti i centri commerciali e al consorzio nella società di Pars Italia. Su questa nota avvisavamo molto gentilmente che se entro 15 giorni non si fossero presentati a richiedere le determinazioni dirigenziali per effettuare i lavori di rifacimento di via Luigi Schiavonetti, avremmo chiuso la strada al traffico veicolare. Non dimenticherò mai quelle due settimane fatte di incontri con Dipartimento e Pars Italia, anche molto accesi. Noi chiedevamo rifacimento stradale importante, seguito secondo il progetto della nostra UOT, con nostro personale a controllare i lavori. Offrivamo l'immediata presa in carico della strada. Quel 17 dicembre, ad una sola settimana dal Natale, eravamo pronti con le ditte per posare in un jersey di cemento e chiudere la strada. Il 17 dicembre Pars Italia si presenta in municipio e chiede ufficialmente la DD per effettuare i lavori. Vorrei ringraziare per questo il funzionario di Pars Italia che ha gestito tutte le attività, con il quale nei giorni precedenti a quel 17 dicembre abbiamo avuto diversi incontri anche un po' accolorati. Pars Italia effettua lavori di rifacimento di Viale Luigi Schiavonetti. Noi eravamo lì a controllare con i nostri uffici tecnici. Alla fine l'abbiamo anche presa in carico a pochi giorni dalla fine dei lavori. Oggi Pars Italia è in liquidazione. Pensate al rischio che abbiamo corso. Abbiamo risolto anche via Albalonga, dove gli uffici ci dicevano non è competenza nostra, il progetto è stato fatto dalla polizia locale, mobilità piazzata in New Jersey, eccetera, eccetera. Ma la nostra scelta era forte e decisa. Così, verificata la competenza, siamo intervenuti, collaboriamo con il Dipartimento Mobilità e Agenzia e andiamo ad effettuare la sistemazione definitiva mediante delle opere di arredo urbano che in futuro saranno incrementate anche da una nuova ringhiera in ferro. Viale Furio Camillo, uno dei lavori emblematici della nostra amministrazione, un capolavoro tecnico, politico, amministrativo che porta il nostro nome e per il quale andiamo molto orgogliosi. Quei marciapiedi saltati erano veramente difficili da risolvere e così ci fermiamo in pianta stabile, in Dipartimento Mobilità o Parcheggi, per trovare una strada ed alla fine la soluzione che ci viene consigliata sarebbe stata quella dell'intervento in danno. Decidiamo così di fare questa operazione e decidiamo di farla in municipio, dove nel frattempo progettavamo il ripristino dei marciapiedi. Per questa delicata fase devo ringraziare il mio amico e collega assessore Giuseppe Cobbisso, perché riesce in pochissimo tempo a farsi arrivare i fondi necessari all'intervento. Ed è qui che il capolavoro diventa tecnico, perché in meno di 2 mesi progettiamo, mettiamo a bando, affidiamo ed eseguiamo i lavori di messa in sicurezza di più di 2000 metri quadri di marciapiedi, recuperando la pista ciclabile e delimitandola con un ciglio in travertino a filo pavimento. Questi erano gli incompetenti. Questo nostro modo di lavorare, l'attuazione delle nostre strategie brevi, medie e lungo termine, ci ha permesso di raddoppiare quello che era l'obiettivo. Il nostro obiettivo. Quindi siamo intervenuti, come dicevo, su Viale Giulia Agricola, dove abbiamo ripristinato la pista ciclabile e sistemato gli incroci. Abbiamo rifatto completamente via Rolando Vignali, Furio Camillo sistemati i marciapiedi. Siamo intervenuti su via Raffaele De Cesari, via Latina, via Tuscolana, rifatto completamente via Mestre, via Monselice, Largo Gaetano De Santis, intervenuti su piazza Ragusa, seguito via Luigi Schiavonetti, intervenuti su via Monastarace, via Paolo Orsi, via Le Palmiro Togliatti, che è quasi completamente rifatta per quanto riguarda il tratto del nostro territorio, via della Caffarelletta, la rotonda Ettore Viale, Ettore Viola. Abbiamo rifatto completamente in profondità via di Grotta Ferrata, via dei Sette Metri, e in stato di rifacimento, una prima fase è conclusa, ci sarà una seconda fase, via Andrea Moneta, via Appia Nuova, rotondo Sabatini, via Albalonga, via Nagnina, via Oristano, via Puglia e via Faenza.
Ci siamo trovati ad affrontare situazioni abbastanza difficili. Vorrei ricordare soltanto la voragine di Forti Fiocca, una voragine di 12 metri di profondità molto estesa, dove la notizia è arrivata anche agli organi di stampa nazionali. Sono dei momenti molto delicati, che per noi sono stati una scuola per capire che se le cose vengono affrontate immediatamente con il giusto piglio le può risolvere. La voragine di Forti Fiocca è stata risolta in 40 giorni in collaborazione con Acea, che ha effettuato i lavori. È stato fondamentale mettere tutti seduti di fronte alle proprie responsabilità, convocare tutte le sottoservizi e il Dipartimento di Dissesto Idrogeologico, programmare per ognuno di propria competenza la propria parte, farlo subito e non mettere le transenne e andare a casa, altrimenti si finisce come purtroppo via Nocera Umbra, o peggio ancora come la voragine di via Genzano, dove ci sono voluti 4 anni per risolverla. Abbiamo trovato anche negli uffici urbanistica completamente divisi tra ex nono ed ex decimo. Questo ovviamente non è ammissibile. Abbiamo sistemato unendo l'edilizia privata sotto degli unici uffici, riscrivendoli da capo in modalità orizzontale invece che verticale. Questo permetterà più controllo e permetterà un'unione di protocolli e modellistica comune per tutti gli strumenti urbanistici che abbiamo. Un altro obiettivo lanciati sono i print. Abbiamo avuto sempre l'intenzione di portarli a termine o comunque di avviarli, perché noi crediamo in questo strumento urbanistico. In passato ci si è lavorato molto ed è giusto che quando viene prodotto del lavoro lo si porti a termine. Abbiamo portato a termine la prima soluzione, e ringrazio il Consiglio, sul print di Capannelli X7, dove finalmente si vedrà la messa in sicurezza di via Roccella Ionica, perché i consiglieri mi avevano chiesto invece di intervenire su una parte a verde, di intervenire più in maniera più decisa sulla messa in sicurezza di una strada importante come via Roccella Ionica. Stiamo lavorando anche il print di Tor Fiscale. Per fare tutto questo abbiamo instaurato un rapporto con il Dipartimento VAO molto proficuo, che ci sta permettendo passo dopo passo di andare a risolvere e analizzare ogni situazione. Abbiamo sollecitato e portato a termine l'esame alle deduzioni nell'ultima zona O presente nel nostro municipio, che era ferma dal 2007. Di fatto, nel 4 maggio del 2017, questo Consiglio Comunale ha formulato le controdeduzioni all'osservazione presentate avverso al piano particolareggiato nucleo numero 35 Ponte Linari. Nella medesima delibera abbiamo dato l'ok anche all'inserimento nel piano particolareggiato dell'adiacente toponimo Colle dei Tappi. Il provvedimento è stato quindi trasmesso alla Regione Lazio per la definitiva approvazione. Nel corso di questo anno abbiamo eseguito una ricognizione di tutte le opere a scomputo insistenti nel nostro municipio, non prese in carico da nessuno. Questo è un danno pazzesco a tutta la collettività. Vorrei ricordare che le opere a scomputo vengono effettuate con denaro pubblico, sia nel caso di consorzi agro che nel caso di soggetti privati. La non messa a regime di denaro pubblico è per noi un delitto amministrativo. Da diverse analisi si evincono chiaramente che le cause della mancata presa in carico di queste opere nascevano dai piccoli concetti. Difatti, la scelta di quale opera scomputo realizzare sul territorio non prevedeva alcun coinvolgimento della realtà politica e amministrativa territoriale, ovvero dei municipi. In sostanza viene calata dall'alto. Questo mancato coinvolgimento comporta la totale assenza dei nostri uffici durante lo sviluppo dei lavori, creando così un vuoto tecnico che si conclude nella maggioranza dei casi con la mancata presa in carico dell'opera, la quale invecchia senza manutenzione e con il rischio che venga vandalizzata. Per tutti questi motivi abbiamo istituito un protocollo che è in fase conclusiva. Questo protocollo ha come mission quello di portare la scelta delle opere a scomputo insistenti nel nostro municipio qui, in questa sala, perché il Consiglio Municipale è il luogo più vicino ai cittadini e sicuramente il luogo dove le esigenze sono meglio rappresentate. Abbiamo inoltre istituito un tavolo con il Comune di Frascati per concertare un percorso tecnico-amministrativo che porterà nei prossimi anni all'alienazione degli usi civici di Frascati presenti sul territorio del Comune di Roma ed in particolare nel settimo municipio. Per questo straordinario anno di lavoro voglio ringraziare tutte le persone che lavorano negli uffici tecnici, che si sono dimostrate sin dal primo giorno vogliosi di voltare pagina, tutti quelli che hanno dimostrato di andare anche oltre il proprio lavoro interessandosi e rappresentandomi soluzioni per il bene di tutta la collettività.
Un ulteriore personale ringraziamento va alla Presidente Monica Lozzi, che mi ha dato questa straordinaria opportunità. Un grande abbraccio, un ringraziamento al mio caro amico e collega Assessore Giuseppe Commisso per l'attenzione e la competenza in materia di bilancio, e perché senza di lui tutti i fondi per fare quello che abbiamo fatto difficilmente sarebbero arrivati, per tutti quei fondi che correranno per mettere in piedi quello che abbiamo intenzione di fare. Abbiamo tante cose ci sono da fare, lo sappiamo, ma abbiamo tante cose che stiamo pensando di fare e stiamo già progettando. A breve cominceranno i lavori per la soluzione della cavità di Via Cera Umbra. Abbiamo iniziato le progettazioni straordinarie, dove cercheremo di intervenire un po' in tutto il territorio e andare a risolvere problemi cronici che attanagliano i cittadini. Stiamo progettando le pedonalizzazioni, perché noi pensiamo che il nostro territorio possa essere vissuto in maniera diversa. Ecco, vedete, abbiamo un sogno ed è quello di poter portare la propria famiglia a passeggio sotto casa. Oggi è impossibile, nelle zone periferiche spesso non ci sono i marciapiedi e nelle zone centrali viviamo praticamente in un'autorimessa a cielo aperto, e questo fa sì che i nostri cittadini alla prima occasione scappano. Abbiamo appena approvato un progetto straordinario che è partito da una nostra richiesta e è formulato all'assessorato comunale alla mobilità, un progetto che è partito da una semplice back lane, ma che con i nostri interventi e con la collaborazione del Dipartimento Mobilità, in particolar modo con la presidenza della Commissione Mobilità nella persona di Enrico Stefano, abbiamo trasformato questo progetto in un progetto di rigenerazione urbana che porterà una nuova vita su Via Tuscolana nel tratto tra il Quadraro e Cinecittà. Altri progetti abbiamo in mente, altri 4 anni ci aspettano. In un anno abbiamo studiato e fatto anche qualcosa. Speriamo poter fare qualcosa in più in futuro anche nelle periferie. Questo anno trascorso nelle istituzioni ci ha fatto capire una cosa fondamentale, ovvero che si può fare. E adesso che siamo partiti non ci ferma nessuno. Evitiamo l'applauso, per favore. Per favore. E dice dove è presto. Allora, ci sono... Grazie Assessore. Io vorrei far notare che manca un minuto alla chiusura prevista, da quella scritta sulla convocazione, quindi vorrei procedere alla votazione per poter prolungare la seduta di consiglio per dare modo poi anche ai consiglieri di partecipare come concordato. Scrutatori, vediamo. Consigliere Giuliano. Consigliere Ariano e consigliere Giannone. Allora, prolunghiamo di quanto secondo voi? Di un'ora, di una mezz'ora? Vorrei far lasciare la scelta a voi. Appunto, lascio a voi, io non lo posso prevedere. Facciamo un paio d'ore? Come volete. Io no, sono perché qui. 15 minuti per intervento, io penso c'è solo l'opposizione, se parlano tutti come hanno facoltà studente di fare, sono 30, 60. Cosa? Noi lo stesso, più o meno. Cosa? Non ho capito. No, che i tempi sono secondo me un po', c'è un po' dilunganti. Per me un paio d'ore andrebbe, poi non so, ci ho fatto una proposta così. Io direi di allungare per un'ora, se voi siete d'accordo, poi ci aggiorniamo. Come vuole, Presidente. Siete d'accordo di allungare per un'ora? Poi chiaramente se finisce prima, e lo vedremo, non c'è nessun problema. Se invece finisce dopo, rivoteremo. Vogliamo allungare per un'ora? Facciamo la votazione? Pronunciatevi, non mordo. Io proporrei intanto un'ora, veramente, intanto così andiamo avanti, ok? Allora, intanto votiamo per il prolungamento di un'ora. Chi è favorevole? Beh, mi sembra che non ci sia molto da contare. Avete... Vediamo. Mi sembra che non abbiano. Sì, non hanno alzato la mano. Sì, favorevole. 16 voti favorevoli.
13 voti favorevoli, quindi si prolunga di un'ora. Chi è che riesce a fare a favore? Il PD. Quindi se non parlano, vediamo prima. Quindi a questo punto, visto che abbiamo prolungato, vorrei lasciare la parola ai consiglieri, così come già stabilito. Chi vuole intervenire? Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Bene, se non ci sono interventi, finiamo anche prima del previsto. Va bene, allora se non ci sono interventi, io direi, e non ci sono interventi, visto che c'era l'intervento facoltativo della Presidente, se non ci sono interventi, chiudiamo qui la seduta. Una votazione inutile, chiudiamo qui la seduta è conclusa.